Buongiorno a tutti i partecipanti a questo convegno. Sono l'ingegner Matteo Limone, porto i saluti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, che ha organizzato questo evento formativo dal titolo Il nodo controverso dei ponti termici, conoscerli e valutarli in una pratica superbonus. Il relatore sarà l'ingegner Marinosci e il tema è un tema caldo, dato che da un anno a questa parte non si sente che parlare di superbonus. L'evento è un evento che è accreditato non solo per ingegneri, ma anche per architetti e per geometri, con l'attribuzione di due crediti formativi. Dicevamo, il tema è caldo perché con il superbonus direi che ha ripreso dignità un documento come la relazione legge 10, ex legge 10, che prevede la valutazione anche delle trasmittanze a ponte termico corretto. Le trasmittanze a ponte termico corretto erano già presenti nel decreto 192 del 2005, quindi è dal 2005 che in teoria si dovrebbe avere l'attenzione al ponte termico. Questo documento però non dico che sia stato considerato carta straccia fino all'altro giorno, ma quantomeno era solo un mero, diciamo, adempimento amministrativo e burocratico che poco poneva l'attenzione a questi aspetti. Tornato in auge con il Superbonus perché è uno dei documenti che viene testualmente richiesto di depositare in comune e anche eventualmente soggetto a controlli. Quindi, diciamo, il ponte termico è, diciamo, un elemento di discontinuità che va valutato con attenzione e speriamo che l'ingegner Marinosci ci dia anche delle dimostrazioni applicative, anche per quegli interventi di super bonus che magari non sono integrali o che non riguardano una riqualificazione completa, dove è più facile magari anche andare a migliorare il ponte termico. Il superbonus prevede anche interventi trainanti, quindi con un'incidenza di isolamenti termici inferiore al 25%, dove magari l'intervento non è completo e quindi anche la parte di isolamento non è del tutto definita anche in quei particolari di correzione del ponte termico. Non rubo ulteriori minuti, l'argomento è caldo e cedo la parola all'ingegner Marinosci. Grazie ingegnere, ringrazio gli organizzatori, ringrazio l'Ordine degli Ingegneri di Verona per, anche per questa nuova opportunità di poter parlare di ponti termici. E dovreste adesso vedere il mio schermo. Se c'è qualche problema di audio-video, mi raccomando, scrivetelo nelle chat e direi di partire. Parliamo appunto ancora una volta di ponti termici. Ponti termici, quindi il tema è l'involucro dell'edilizio, in relazione anche questa volta in relazione alle detrazioni fiscali, ovvero agli interventi sugli edifici, per le detrazioni fiscali. Come l'altra volta, scusate, vorrei togliere il mio video perché mi dà fastidio. Ok, tolgo anche questa. Ok. Ecco, come l'altra volta, vi chiedo cortesemente, nel caso in cui registrate audio e video, di tenervelo per voi e di non divulgarlo senza diciamo, il mio consenso. Comunque, saranno disponibili anche le slide, quindi non c'è nessun problema. Quindi potete comunque anche non registrare eventualmente. Questo è il mio short curriculum, se vi va di vedere quello che faccio, quello che non ho, e quello che sono riuscito a diventare fino a questo momento. Come l'altra volta, partiamo da un quadro di riferimento legislativo. Ecco, dobbiamo fare un minimo di sintesi legislativa, anche perché alcuni strumenti sono stati già citati dall'ingegner Limoni, quindi è bene avere un po' il quadro della situazione. Vedete in questa slide sono, diciamo, ripercorre alcuni strumenti importanti dal 1990 ad oggi.
ed è divisa, vedete, in due riquadri. Quella in alto riguarda, diciamo, sono, diciamo, relativa agli strumenti europei, ovvero alle direttive. Quella al centro, vedete questa qui in verde, sono gli strumenti nazionali. Questa qui in giallo, in realtà questa slide io la utilizzo per varie regioni, in questo caso diciamo relativa ad alcune regioni che hanno già emanato delle disposizioni legislative. In questo caso parliamo in maniera un po' più generale, anche perché molte regioni poi utilizzano gli stessi strumenti nazionali. E vedete, a noi ci interessano soprattutto alcuni strumenti, come questo qui già citato dall'ingegnere, il decreto 192, modificato di recente dai due decreti nazionali. Vedete questi qui in fondo, vedete, di recente vuol dire 2020, diciamo che recepiscono un po' le direttive del 2018, quindi già roba vecchia, per come la vedo io. E appunto ci sono state delle modifiche, alcune importanti, sul 192. Diciamo, lo strumento più importante che ci riguarda più da vicino, parliamo di efficienza energetica, quindi quando interveniamo su un edificio, quali sono, diciamo, i requisiti che dovrà rispettare quell'intervento in relazione al risparmio energetico. Lo strumento più importante è appunto questo qui, vedete, perché siamo ancora in attesa dei DPR, ma questo è un, diciamo, passo in secondo piano. Lo strumento più importante è questo qui, il DM 26 giugno del 2015, ok? Quindi è questo a cui noi facciamo riferimento oggi, per il rispetto dei requisiti minimi e anche per la certificazione energetica. Ok? E questo qui, vedete, deriva un po' dal decreto, diciamo, dal DL 63, ma soprattutto dalla direttiva del 2010. Quindi parliamo di roba di 10 anni fa, sostanzialmente. Forse è molto probabile che qualcosa nei prossimi mesi, nei prossimi anni potrebbe cambiare. Ok, in realtà l'argomento di oggi, come sapete, sono i ponti termici e parliamo anche di bonus, super bonus, 110%, quello che volete, insomma, anche perché se ne dicono in tutti i colori al giorno d'oggi. Parliamo di bonus. Che cos'è questo bonus, il 110%? Non approfondisco l'argomento perché secondo me siete più esperti di me ormai, per come la vedo io. Comunque, si parla di incentivi, vedete, soprattutto nell'articolo 119 si parla di incentivi, di efficientamento energetico e anche altra roba. E alla radice però troviamo l'eco bonus e tutti gli interventi relativi al DL63. E sappiamo benissimo che l'anno scorso, dopo quasi un'attesa estenuante, abbiamo ricevuto la notizia della pubblicazione dei decreti, uno è il decreto asseverazioni, tanto amato da alcuni professionisti, tanto odiato da altri, e decreto requisiti a cui noi faremo riferimento oggi, decreto requisiti finalmente. Poi dopo qualche mese sono state emanate queste due leggi, la legge 126 del 2020, vedete, e quella di bilancio del 2021, sapete, no? Emanata il 30 dicembre 2020. Noi facciamo riferimento a tutti questi strumenti, ma non solo, purtroppo abbiamo come contorno, chiamiamolo così, come contorno diciamo, ai primi piatti, ai secondi, tutte le circolari, gli interpelli, le FAQ dell'ENEA, del MEF, dell'ADE, del MISE, eccetera, eccetera. Anche, secondo me, ci sono anche un sacco di interpretazioni personali a cui si potrebbero aggiungere a questi strumenti. Comunque ci sono anche questi, che no, noi in realtà ci aiutano un po' a capire come applicare queste regole, questi requisiti. L'unica novità c'è questa, vedete, interessante, è stata pubblicata sul Gazzetta Ufficiale, quella del 7 maggio, il DL 59, quello che dà la proroga. Qualcuno di voi già lo sa, comunque è stato pubblicato, finalmente abbiamo anche la certezza delle proroghe. Proprio alcuni commi, il comma 1 si parla appunto di detrazione di che cosa? Del 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, poi con tutte le proroghe, né? Al 30 giugno 2022, e poi per alcune tipologie di edifici, vedete, si va anche al 2023. Come si ripartiscono in 5 quote annuali di pari importo, oppure per le spese del 2022 in 4 quote annuali. Di che cosa? Parliamo di interventi, appunto, chiamati principali, in realtà vengono chiamati trainanti, e sono relativi, vedete, al comma A, B e C, che ovviamente non approfondisco. Uno riguarda gli interventi sull'involucro, di che cosa? Interventi di isolamento termico,
di superfici opache, ecco, andiamo proprio nello specifico, e solo se l'involucro, cioè se l'incidenza dell'involucro è superiore al 25%, ci sono i massimali, eccetera, eccetera. Poi bisogna rispettare anche i CAM, okay? Criteri ambientali minimi. E poi ci sono gli interventi sugli impianti. Il primo, il comma B, riguarda gli interventi sugli impianti centralizzati, ovvero sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente con impianti centralizzati di riscaldamento, eccetera, eccetera, aggiungendo anche eventualmente, impianti che producono energia da fonte energetica rinnovabile. E comma C, sempre la stessa cosa, ovvero interventi sugli impianti, questa volta però non sugli edifici, diciamo, plurifamiliari, ma sugli edifici unifamiliari, ovvero sulle villette, insomma, sugli edifici unifamiliari. Okay? Quindi è la stessa cosa. Quindi abbiamo interventi sull'involucro e interventi sugli impianti. Questo è il quadro. Basta? No. Ci abbiamo il comma 2, ovvero agli interventi trainanti possiamo aggiungere altri interventi. Quindi per poter accedere al bonus è necessario accedere con gli interventi trainanti. A questi poi possiamo aggiungere altri interventi, diciamo, a corredo, no? Diciamo di contorno, di completamento. E quali sono? Vedete qui, banalmente ci ho messo tutti i vagoncini che sono trainati, no? Dalla locomotiva, che erano quelli di prima. Sono quelli riportati nel comma 2, adesso se volete la potete leggere anche come preghierina per prima di andare alla sera, di comma 2, comma 3, eccetera, ma in realtà a volte può essere anche utile, ma ormai la sapete meglio di me a memoria, tutti questi commi. In realtà al comma 2 cosa dice? Possiamo aggiungere altri interventi. Quali sono questi interventi? Beh, sono tutti quelli contenuti nel DL63. Tutti tranne uno, mi pare che hanno tolto la riqualificazione globale dell'edificio. Però abbiamo tutti gli interventi, diciamo di contorno, relativi alla coibentazione di pareti, tetti, solai e coperture. Per esempio, io ho un intervento trainante come sostituzione degli impianti, della caldaia, insomma del generatore. Ci aggiungo, no, la coibentazione del tetto. Ecco, questo potrebbe essere un abbinamento vincente che va per la maggiore. Oppure sostituzione di finestre. Schermature solari o chiusure oscuranti, installazione di collettori solari oppure sostituzione di generatore di calore. No, al contrario, intervengo con il comma A, sostituzione, scusate, isolamento dell'involucro opaco e ci aggiungo la soluzione del generatore come trainato. Okay? Sono tutte combinazioni che poi vi siete divertiti anche a fare. E infine non dimenticate che ci sono anche questi dispositivi per il controllo da remoto degli impianti, molto molto importante, lo ritengo indispensabile al giorno d'oggi se si interviene sugli impianti, quindi non trascuratelo per niente, visto che poi può accedere alle detrazioni, è bene sempre proporre. Solo questo poi vi dico, il comma 3 non possiamo non parlarne, c'è cioè anche il comma 3, perché non è che possiamo fare gli interventi come ci pare e piace, ci sono dei requisiti, tanti requisiti, devo dire, questo è quello più importante, ovvero tutte le tipologie di interventi che noi andiamo a fare sull'edificio che vogliamo rientrino nella detrazione del 110, devono avere come conseguenza un risparmio energetico. Non è stato definito risparmio energetico, ma è stato definito in maniera, diciamo, qualitativa, cioè la classe energetica deve essere, diciamo, migliore di almeno due classi. Okay? Quindi si deve fare, vedete, il famigerato doppio salto di classe, quindi salto di due classi. Quindi questo è quello che dice il comma 3. Poi lasciamo perdere pre, post, dichiarazione asseverata, APE asseverato, APE convenzionale, eccetera. Se volete poi magari qualche quesito lo facciamo, ma ormai è stato già detto tutto di questo, con tutti i suoi dubbi. Parliamo invece di questo in maniera un pochettino più approfondita oggi, quello relativo al decreto requisiti, quello pubblicato ad ottobre 2020, e in particolare sull'involucro, parliamo di trasmittanze per intenderci. E quindi quando andiamo a parlare di questo decreto, non possiamo non far riferimento a questo punto 2, dove fa riferimento ad alcune tipologie di interventi, quali quelli del punto II, relativo all'articolo 2,1, ovvero quello relativo alle strutture opache, quindi pareti, coperture, pavimenti e finestre. Okay? E finestre, II sono le finestre. E cosa dice questo punto 2? Dice che l'asseverazione deve comprendere le trasmittanze sia ante che post intervento. Quindi bisogna,
asseverare, dichiarare che le trasmittanze prima dell'intervento siano di un certo tipo, di un certo valore, ovvero devono essere superiori a quelle riportate nella tabella. Vedete, nella situazione ante, la trasmittanza dell'edificio, della parete, della finestra, di quello che è, deve essere maggiore di quella della tabella. E ovviamente nella situazione post, ovvero dopo che ho fatto l'intervento, la trasmittanza deve essere più bassa o al massimo uguale di quella riportata nella tabella. Okay? Quindi questo è diciamo, il primo requisito, mi sembra abbastanza banale da rispettare. Non facile, ma ho detto banale. Quali sono queste trasmittanze? Beh, fino a un tempo fa, fino mi pare a ottobre, 6 ottobre, mi pare 6 ottobre del 2020, erano queste qui, no? Queste erano state pubblicate, vedete, nel decreto del 2010 e valevano appunto dal 1 gennaio 2010 fino a ottobre 2020, sono durate 10 anni circa. Ed erano queste qui, vedete, diciamo che sono stati in auge fino a quel periodo lì, no? Perché fondamentalmente alcuni interventi sono partiti anche prima di ottobre, quindi quelli che sono riusciti a diciamo, far partire i lavori in quel periodo lì valevano, diciamo, fanno riferimento a questa tabella. Oggi non c'è più questa tabella qui, vedete, questa è quella di prima, ma vale questa. Quindi dal 6 ottobre 2020, per tutti gli interventi, diciamo, realizzati dopo il 6 ottobre 2020, vale questa tabella qui, diciamo, questi sono i valori massimi di trasmittanza consentiti per l'accesso alle detrazioni. Ok, quindi facciamo subito mente locale, voi lo conoscete a memoria forse questo numerello qua, e per le pareti il numero da rispettare per le trasmittanze è 0,23. Poi vabbè, ormai sappiamo anche tutti gli altri, 0,20 per i solai, pavimenti 0,25 e 1,30 per le finestre. Faccio riferimento alla zona climatica E, non tanto perché mi piace o perché comunque, ma perché è la più diffusa in Italia, quindi la maggior parte di quelli che magari mi stanno seguendo sono in zona climatica E. E comunque la D e la E, la D e la E sono quelle un pochettino più diffuse in tutta Italia. Facciamo riferimento a queste, vedete soprattutto le finestre. Se noi andiamo a vedere quanto era prima, prima era 1,8, adesso 1,3, è un bel salto, così come le pareti, vedete, da 0,27 si passa a 0,23, è un bel salto, sono numeri abbastanza bassi, se per qualcuno, per altri magari potrebbero essere ancora più bassi, però lasciamo perdere, c'è sempre qualcuno che non la pensa come gli altri. Quanto sono più bassi? Io mi sono divertito a vedere quanto sono più bassi. Vedete, sono più bassi di un. Per quanto riguarda la parte opaca, se andiamo ad analizzare, vedete la D, la E e la F, poi se volete sono quelle più fredde, no? Quindi dove l'isolamento, diciamo, dalle dispersioni è un pochettino più sentito, sono dell'ordine del 16-17%. Se voi fate una media, visto che qua siamo nell'ordine del 16-17%. Le finestre un po' di più, le finestre abbiamo circa un 30%, quindi le finestre sono quelle che hanno subito, secondo me, una grande riduzione. Mi rimane sempre il dubbio delle finestre della zona climatica B, vedete che in realtà non si sono abbassate rispetto agli altri, ma si sono alzate, che strano, questa cosa qui qualcuno prima o poi la dovrà spiegare, ma è interessante questa cosa. Vabbè, però a parte questo, quello che conta è il risultato finale. Vabbè, non il singolo elemento modificato. Andiamo un po' nel dettaglio, perché vedete, quando si parla di finestre, questo l'ho già detto la volta scorsa, potrebbe essere un doppione, ma vi anticipo per quelli che erano già presenti la volta scorsa, che ho fatto delle modifiche a questa presentazione, perché l'ho fatto il mese scorso, nell'ultimo mese ne sono successe, ci sono interessanti novità che oggi discutiamo. Però rispetto alla volta scorsa altre cose non sono cambiate, quindi le ripetiamo, quindi per fare anche un po' di attenzione, anche un po' di critica costruttiva e anche un po' di dibattito. Per quanto riguarda le finestre, vedete, nelle finestre, la tabella dell'allegato E, queste sono le trasmittanze, vedete, divise per ragioni climatiche, parla di sostituzione di finestre comprensive di infissi. Se voi andate a vedere la definizione di finestre comprensive di infissi, dice sempre nel decreto, sono le chiusure tecniche trasparenti e opache. Opache penso si riferisca ai pannelli opachi, non alle strutture opache. Apribili e assimilabili, virgola, e dei cassonetti comprensivi degli infissi. Suppongo comprensivi dei telai, per me la parola telai un po' più sarebbe stato più attinente. Comunque, però volevo fare mento locale sui cassonetti, ovvero nella definizione sono presenti i cassonetti. Quindi, da una prima lettura sembrerebbe che sostituzione di finestre comprensive di infissi, dove ci sono anche i cassonetti, sembrerebbe che questo valore qua, questo numero qua,
dovrebbe comprendere anche il cassonetto, e qui è già un, secondo me è un problema, perché molti edifici, molte finestre, il cassonetto a volte non è un elemento a sé, separato, dove non si interviene, sarebbe meglio intervenire per isolarlo, eh. Però sembrerebbe che questo 1,30, questo 1,67, addirittura questo 1 per la zona climatica F, sarebbe, diciamo, comprenderebbe anche il cassonetto. Attenzione, nessuno ancora si è espresso nel merito. Tenete presente una cosa, che se uno volesse calcolare per bene le dispersioni del cassonetto, dovrebbe applicare non questa norma qui citata in questa tabella, che è la 10.777/1, perché questa barra 1 si riferisce solo telaio e vetro, finestra. Ma per il cassonetto occorre la parte 2, quindi magari sarebbe stato meglio mettere anche 2 qui, se uno volesse comprendere il cassonetto. Ma secondo me le intenzioni di chi ha scritto questa roba qua è quella di non far comprendere il cassonetto in questo 1,30, a meno che non si tratti di un monoblocco sostanzialmente, a meno che non si tratti di una finestra comprensiva di tutto, no? Perché dico questo? È una mia interpretazione, perché se voi andate a vedere il decreto dell'efficienza energetica, non quello delle detrazioni, ma l'altro, quello che abbiamo citato prima, cioè quello del 26 giugno del 2015, in una FAQ del MISE, venne chiarito come si doveva calcolare questa, diciamo, questa trasmittanza, e la FAQ diceva: vedete, nel caso di presenza di cassonetti, come deve essere condotta la verifica, no, della trasmittanza? E la risposta fu eloquente, nel senso che la dissero, o scrissero, il requisito della trasmittanza va quindi valutato solo qualora si intervenga sul cassonetto oppure sul singolo componente, quindi cassonetto, indipendentemente dalla chiusura trasparente. Quindi, per come la vedo io, se voi intervenite sul cassonetto, il valore da rispettare è 1,30. Se voi intervenite sulla finestra, solo sulla finestra, il valore da rispettare è 1,30. Okay? Quindi diciamo che quell'1,30 lì, questo qui di prima, se viene, diciamo, in maniera coerente relazionato anche a quello che è stato detto per il decreto sull'efficienza energetica, potrebbe essere inteso così, ma così ancora non è stato detto. Quindi fate attenzione, per come la vedo io sarebbe meglio isolare anche il cassonetto, quindi cercare di ottenere questi valori molto bassi, però questo 1,30 è difficile ottenerlo col cassonetto se non lo andiamo a isolare, quindi fate attenzione. Quindi se andiamo a sostituire la finestra e il cassonetto non è isolato, lo scordate questo 1,30, sicuro, cioè, se fate una trasmittanza media non ce la fate. Questo è il primo punto, quindi secondo me, diciamo, è abbastanza chiaro il discorso. Se vuoi intervenire solo sul cassonetto, allora quell'1,30 deve essere rispettato. Solo se interviene solo sulla finestra, quindi solo sulla finestra deve essere rispettato quell'1,30. Anche perché se voi andate sul sito dell'Enea, la parola cassonetto non è poi così diffusa. Io ho trovato sta roba qui, vedete, un esempio di calcolo, però questo fa riferimento a dei calcoli vecchi, all'ecobonus, al 65%, quindi secondo me non è molto attuale. Anche perché, vedete, il link lo trovate qui, anche abbastanza nascosto, direi. Se voi andate a vedere l'esempio di calcolo, c'è un esempio, vedete, con tutte le resistenze, quindi in serie, considerando anche l'aria ferma, fondamentalmente, perché vedete qui c'è un intercambio d'aria verticale, questo numero qua è considerato come aria ferma, quindi non ci sono tutti gli effetti dinamici, poi non c'è tutta la parte di radiosity qua dentro, quindi tutte robe che in teoria si dovrebbero valutare, no? Qui dentro c'è aria, c'è vuoto qui dentro, no? Non è riempito con del materiale, quando la tapparella è giù, qui è vuoto. Comunque, se voi andate a vedere i valori, resistenze, somma delle resistenze, trasmittanza, vedete, si vede piccolo qua purtroppo, però se ci fate caso, trasmittanza 0,67, ma questo è isolato, questo pannello, qui c'è un pannellino, vedete, poliuretano espanso di 3 cm, quindi questi valori qua li ottenete solo con un pannellino isolato. Questo, cioè, questa roba qui, dove è finita poi? In sostanza, se io volessi calcolare tutta la dispersione del cassonetto, dovrei considerare anche, vedete, se qui c'è la tapparella, vuol dire che la finestra magari è qui, quindi questa zona qui è tutta a contatto con l'esterno, e questo ponte termico, quindi come faccio a calcolare questo ponte termico qua? Purtroppo lo si può fare solo con, diciamo, ci sono altri metodi, ma gli elementi finiti è quello più immediato. E quindi, diciamo, sostanzialmente il cassonetto potrebbe essere anche un problema nel valutare la trasmittanza termica, no? Perché in realtà non è questo 0,67, 0,67 più tutto il ponte termico, quindi potrebbe essere più alto. Questo è solo un alert che vi dico, attenzione quando trattate questi cassonetti.
Altra domanda interessante che sono arrivate anche la volta scorsa, ma comunque sono interessanti, per esempio per le finestre, la presenza della schermatura, ovvero della tapparella, va considerata o non va considerata nel calcolo della trasmittanza termica? No, non va considerata, è sempre stato così, da più di 10 anni, da quando sono uscite. Quindi il calcolo della trasmittanza termica va fatta senza considerare la resistenza termica della tapparella. Non lo dico io, c'è scritto qua in questa FAQ, sempre dell'Enea, dove chiarisce bene questo concetto. Ok? Adesso ve la dico così, poi se volete ve la leggete con calma. Ah, anche questo, ahimè, è un nodo ancora irrisolto. Ve lo faccio vedere, boh, magari lo dico soltanto io in giro, poi forse è chiaro, oppure qualcuno l'ha già risolto. Magari avvisatemi quando si è risolto. Parliamo di trasmittanze dei pavimenti. Vedete, nella tabella, famosa tabella che vi ho fatto vedere prima, ci sono anche i pavimenti, giustamente, ovvero delle strutture opache orizzontali. Due punti, isolamento pavimenti. E anche qui vedete ci sono i valori, zona climatica 0,25, 23, 28, eccetera. E tutto torna se non ci fosse per questa parentesi, perché qui è specificato che il calcolo deve essere fatto secondo la UNI ISO 6946. Cos'è sta roba? È una norma che definisce un metodo di calcolo e definisce anche i limiti del metodo di calcolo. E c'è scritto, vedete, in questa stralcio che ho riportato qui, che il metodo fornisce un metodo, scusate, la norma fornisce un metodo, ma per che cosa? E per tutti gli elementi dell'edilizia, escluse le porte, le finestre, beh, per forza le finestre è un'altra norma, le facciate continue e i componenti che implicano uno scambio termico con il terreno. Ho capito. Ma i pavimenti ci possono essere quelli a contatto con il terreno? Anzi, la maggior parte degli edifici poggiano sul terreno, no? Quindi mi aspetto che se io dovessi intervenire su quel pavimento lì, mi dovrò scontrare per forza con questi numeri qua. E quindi non posso applicare questa norma, maledetti. Allora come si fa? Attenzione, c'è un'altra norma, giustamente, non è che il normatore se l'è scordata. La norma, chiaramente, c'è il terreno, ci sono, che ne so, c'è la falda, c'è un vespaio areato, ci sono tutti gli elementi che possono incidere, influire sul calcolo della trasmittanza. Non è così banale, cioè non è che si può applicare questa norma qui e escludere tutti gli altri elementi. Non lo so se è così semplice, perché fondamentalmente poi cosa faccio? Per le detrazioni applico questa norma e per tutte le altre requisiti ne applico un'altra? Insomma, è un'altra norma, la UNI ISO 13370. Quindi cosa si fa qua? Ho cercato in internet, ho cercato anche con qualche collega, non si sa ancora niente. Quindi come si fa? Proviamo a capirlo insieme come si dovrebbe fare. Sempre sul sito dell'Enea c'è un esempio di calcolo, no? Del pavimento controterra, anche questo vedete un po' nascosto. Andatelo a cercare, se voi andate a vedere questa struttura qui, vedete che poggia su terreno, vedete, c'è scritto anche qui, vedete. Resistenza termica interna, piastrelle, sottofondo, soletta, terreno. Qui c'è il terreno. Quindi non... E se voi andate a vedere il calcolo è fatto secondo la UNI. No, non è fatto con la 6946. Qui c'è scritto 13.370. Ah, ma allora è già un'indicazione. E viene fuori, vedete, 0,31. Adesso io per giocare, anche per capirci un po' di più, prendo questo terreno qui e voglio intervenire su questo pavimento. Prendo questo pavimento, lo voglio intervenire, quindi mi chiedo quanto isolante dovrò diciamo, installare su questo pavimento se volessi rispettare il requisito legato all'incentivo. Qual è il requisito? Quello della trasmittanza. Trasmittanza è 0,25. Quindi se io utilizzassi una o l'altra norma, qual è diciamo, l'isolante che dovrò rispettare e dovrò installare? Allora, se uso quello riportato nella tabella, vedete, la 6946, dovrò fare un calcolo sia nella situazione ante che nella situazione post. Oh, se io faccio questo calcolo, vedete, parto da 0,62 e dovrò arrivare ad una situazione più piccola, no? Ad una situazione migliorativa di 0,25, in questo caso 0,24. Dovrò installare 10 centimetri di isolante, che per alcuni possono essere esagerati, eh? Tenete presente che se uno volesse un edificio in ZEB, al giorno d'oggi comunque non... Io per una scuola ho proposto 10, proprio 10 centimetri di isolante nel pavimento, ma perché c'erano anche altre considerazioni, c'erano molte vetrate, no? Quindi a livello di dispersione bisognava un po' fare un bilancio. Quando l'ho detto mi hanno guardato malissimo, 10 centimetri di isolante, ma io nell'altra scuola non ho messo neanche di isolante.
insomma, è una cosa stratosferica per alcuni. In realtà non è tanto banale 10 cm isolante, che comunque ci vuole anche un certo tipo di isolante, eccetera. Però, insomma, al di là di, diciamo, della quantità, se io applicassi questa norma qui, mi ci vogliono 10 cm isolante per questo pavimento. Se applicassi quella giusta, secondo me quella giusta, la 13.370, vedete, intanto parto da 0,31, come ha detto Nina, ed è giusto. Ma per arrivare a un valore di 0,25 non ce ne vogliono 10, perché considerando che c'è già il terreno fa il suo anche, me ne bastano 4, in questo caso, me ne bastano 4. Anche perché se ci pensate, dopo 6 centimetri, 7 centimetri, la trasmittanza diminuisce, sì, ma diminuisce secondo un asintoto, no? Quindi non diminuisce tantissimo. Non è che è direttamente proporzionale, non è che si raddoppia, 3 volte si raddoppia l'isolante, assolutamente. Quindi basterebbero 4 centimetri isolante. Quindi qual è il metodo giusto tra i due? Anche perché c'è una bella differenza tra 10 e 4 centimetri, quindi siccome parliamo di massimali e di costi e di asseverazioni, bisogna sapere quale metodo utilizzare e quale spesa asseverare. Non lo so, vi dico la verità, non lo so perché già alcuni software sostanzialmente cosa fanno? Utilizzano per le detrazioni questo metodo e per il rispetto dei requisiti quest'altro. Quindi ancora nessuno si è espresso in merito, secondo me qui urge un chiarimento, anche perché parliamo di differenze sostanziali. Posso dire come la penso io. Secondo me se uno dovesse seguire una certa coerenza tecnica, che poi voglio dire al giorno d'oggi la coerenza, insomma. Io userei la 13.370 perché già nel decreto dell'efficienza energetica, quello del 26 giugno 2015, c'era una nota in merito, vedete, anche lì ci sono delle trasmittanze limite e lì è specificato per benino, vedete, nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limiti di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza equivalente, che vuol dire pavimento più terreno, tenendo conto dell'effetto del terreno, ma va calcolata secondo la Unione ISO 13.370, ma giustamente, quindi già qui c'è un'indicazione. Quindi se uno volesse seguire una coerenza tecnica, secondo me anche per le detrazioni fiscali si dovrebbe applicare questo, ma però qualcuno ce lo deve dire, anche tramite una FAQ, tramite una circolare, qualcosa, perché diciamo che ancora non ho visto niente. Vi ripeto, se qualcuno è più informato di me, mi mandi un messaggio così la smetto di dire queste cose. Ok, quindi se fossi a fare un tipo di intervento, seguirei questa norma qua, un po' per coerenza tecnica. Oh, altra interessante FAQ che ci voleva perché non era chiaro questo qui, è questa, quella sempre dell'Enea, ottobre 2020. Ci sono alcune FAQ che chiariscono bene, altre che secondo me chiariscono male. La domanda è questa. La domanda è un po' banale, però nella risposta c'è scritto qualcos'altro, no? Quindi io l'ho riassunta così: per rispetto dei limiti, considero le trasmittanze puntuali o la media pesata, ovvero quando io intervengo su una struttura che ha diverse tipologie di parete, no? Quindi ho una facciata con, per esempio, c'ho una tipologia di parete, tranne nella zona del termosifone, no? Dove c'è una nicchia, quindi la stratigrafia della parete in prossimità del radiatore è diversa dal resto, no? Quindi la domanda è: ma io devo rispettare singolarmente le trasmittanze oppure faccio una media di tutta la facciata? In realtà c'è una bella risposta, la domanda era un'altra, no? La domanda era questa: ai sensi delle norme 6946, visto che le citate così tante volte nella tabella, il calcolo della trasmittanza non include il contributo dei ponti termici. Ciò significa che i valori riportati in tabella in fase di verifica non devono tenere conto dei ponti termici? Sì. Beh, c'è scritto, non bisogna neanche di dirlo, questa cosa qui, no? Non ci sono i ponti termici, però quello che volevo farvi vedere è che in seguito a questa risposta viene data un'indicazione interessante, cioè i valori delle trasmittanze tabelle non tengono conto dei ponti termici, ma attenzione, costituiscono il limite del valore medio determinato dividendo la somma dei prodotti delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie di influenza per la superficie complessiva dell'intervento. Ah, che bello! Quindi mi stai dicendo che devo fare una media pesata delle trasmittanze. Questo è quello che sta dicendo in questa nota. Che è interessante, eh? Quindi il valore di 0,23 dovete confrontarlo con la media pesata di tutte le trasmittanze che vengono fuori della superficie complessiva dell'intervento, e neanche zona per zona, ma complessiva dell'intervento. Quindi questo è un bel aiuto, secondo me, è un bel aiuto che ci viene dato anche per semplificarci un po' il confronto.
Attenzione, aiuto che tra l'altro dice attenzione che comunque devono essere rispettate anche le altre verifiche, non solo queste, devono essere verificate anche le altre, quelle del decreto del 26 giugno del 2015. E infatti adesso arriviamo a queste altre verifiche. Quali sono appunto queste altre verifiche? Sono queste qui, parliamo appunto del decreto 26 giugno del 2015, queste lo erano fino a poco tempo fa, perché valevano fino al 31 dicembre 2020, perché oggi valgono, dal 1 gennaio 2021 valgono queste, vedete, prima era 0,30, 0,26 e 1,90 per le finestre, oggi invece valgono 0,29 per le pareti, 24, 29 e 1,40 per le finestre, vedete, si avvicina molto a quell'1,30 per diciamo, delle trasmittanze delle detrazioni fiscali. Comunque sono più basse, se ci pensate, quelle pareti, scusate, sono più basse rispetto a quelle precedenti, sono più alte, volevo dire, sono più alte rispetto a quelle del bonus. 0,23, qui abbiamo 0,28. Mi pare lì era 0,20 e qui 0,24, 0,25 prima, qui 0,29 e 1,40. Perché sono più alte queste? Perché qui ci sono i ponti termici, mentre nelle prime, quelle detrazioni fiscali, non ci sono i ponti termici, qui invece ci sono. E dobbiamo considerarli in queste. Quindi noi dobbiamo fare due verifiche, una con i ponti termici e una senza ponti termici. E quanto valgono questi ponti termici? Tra l'altro, il fatto che sono comprensivi di ponti termici non lo dico io, è sempre specificato nel decreto, vedete, è scritto qui in fondo, dove era scritto qui della 5.370, c'è anche un altro punto che spiega meglio, no? Dice che i valori limiti si considerano opache, chiusure opache. Si considerano comprensive dei ponti termici all'interno delle strutture oggetto di riqualificazione. Ad esempio, ponte termico tra finestra e muro. E di metà ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione. Questa è una cosa che va approfondita, che magari si capisce. Comunque, qui vengono date tre indicazioni. La prima, che ci sono i ponti termici. Benissimo. La seconda, che i ponti termici delle finestre vanno tutte sul muro. Questa non è banale, eh? Questa non è banale. Quindi quando vado a calcolare la trasmittanza delle finestre, non le considero sulle finestre, i ponti termici tra finestra e muro, ma tutte sul muro. E la terza indicazione è che se io ho due strutture, intervengo su tutte e due le strutture o intervengo su una delle due, attenzione, metà ponte termico va su una struttura e l'altra metà va sull'altra. Okay? Quando lo vedremo meglio dopo, no? Quando noi abbiamo un ponte termico, abbiamo sempre un'interazione tra due strutture. E quindi il ponte termico viene ripartito, diciamo, ripartito in una e nell'altra struttura. A rigor di logica andrebbe ripartito a seconda dei flussi termici, no? A seconda di quale che pesa di più. Qui invece spiega che banalmente facciamo metà, quindi un po' a testa, facciamo un po' io, un po' tu. Quindi questo potrebbe essere un aiuto. E questo è molto importante, secondo me, molti lo trascurano, questo aspetto qua. Quando voi inserite un ponte termico in un software, fate attenzione che la verifica, se voi l'oggetto di verifica è la sola parete, e magari il pavimento non l'avete, diciamo, toccato, il ponte termico che vi restituisce il software è tutto, è totale, quello che incide sia sulla parete che sul pavimento. Fate attenzione che in molti casi la verifica deve essere fatta solo sulla parete. Quindi solo la metà di ponte termico dovete prendere. Queste cose sarebbe meglio, variano da software a software, quindi fate attenzione a quello che poi fate. Allora, requisiti minimi contro detrazioni fiscali. Quindi abbiamo due allegati, due tabelle e non ci si capisce più niente. In realtà no, è facile. Nei primi, diciamo, quelle detrazioni fiscali non ci sono i ponti termici. In quell'altra invece ci sono i ponti termici, quindi abbiamo soltanto questo aspetto qui in più, quindi sono un pochettino più alte come valore di trasmittanza. E quanto incidono, diciamo, quanto incidono questi ponti termici? Se uno volesse fare un confronto tra i due valori, mi sono divertito a farlo, vedete, ho fatto semplicemente un rapporto tra i valori delle trasmittanze delle detrazioni fiscali con quelle del decreto 26 giugno. Banale rapporto. Vi accorgete? Che diciamo quelle dei requisiti minimi sono un po' più alte di quanto, fate un conto, sono circa il 20%, vedete se fate la media di questi, sono circa il 20% rispetto a quelle delle detrazioni fiscali. Uno potrebbe dire, no, se ci pensate, che i ponti termici incidono il 20%, no? È un po' un numero che non è tanto lontano, se uno ha un po' in testa le dispersioni, ci piglia.
Solo che non è sempre vero, no? Perché per alcuni edifici, quando ci sono forti spessori di isolamento, ahimè, in questi interventi ce ne sono, questa incidenza può essere anche più alta, può arrivare al 30, 40, anche 50%, in alcuni casi. E oggi ve lo farò vedere con alcune tipologie di ponti termici. Quindi, se uno dice rispetto, no, le trasmittanze del decreto, scusate, delle detrazioni fiscali, quindi cerco di stare sotto lo 0,23, tanto poi. Considerando i ponti termici, più o meno sono del 20% rispetto anche alle altre. No, mi dispiace ragazzi, perché proprio perché ci sono queste incidenze così elevate, quello 0,23 non basta, dovete arrivare allo 0,16, 0,17, 0,18, sono questi più o meno i numeri di trasmittanza che grosso modo lo sapete, no? Tanto ci siete passati. Ed sono numeri spaventosi per alcuni, per me sono abbastanza normali, che portano ad avere almeno 14-16 cm di isolante, con un buon isolante, tra l'altro, quindi lo farò vedere con un esempio oggi. Quindi, più o meno era per avere un ordine di grandezze per dirvi, fate attenzione che non basta calcolare gli spessori per lo 0,23 per le pareti, dovete andare oltre, dovete stare un po' più tranquilli, perché quando poi andate a inserire tutti i ponti termici, questi percentuali qua non, sono anche più alti. Ok, come si calcola questa trasmittanza media? Anche perché, che io sappia, scusate, che io sappia, non esiste una norma dove c'è riportata questa formula che vi sto facendo vedere. Solo qualche software, nelle loro relazioni, giustamente, fa vedere come calcola le trasmittanze media, ma che io sappia, magari sono ignorante io. E si calcola così, no? Si fa una sorta di media pesata. Aggiungendo, vedete, la dispersione del ponte termico, in questo caso vedete una parete di innesto, una parete divisoria di innesto su una parete esterna, quindi ci va la lunghezza, no, del ponte termico, più, vediamo meglio dopo, più questo psi, che è il parametro di trasmissione termica del ponte termico, diviso l'aria, l'aria di tutta la parete. Quindi se voi andate a semplificare per una sola parete, che si capisce un po' di più, vedete che il contributo del ponte termico è questo qua. Dove nel 192, no, lo diceva all'inizio l'ingegner Limoni, che c'era il famigerato ponte termico corretto, no, che era corretto se questo termine qui era più piccolo del 15% di una roba che non mi ricordo neanche, che è una roba fisicamente è stata molto criticata, quell'aspetto lì, perché in alcuni casi non era fisicamente verificabile, cioè non era. È comunque stata superata, quindi infatti, anche perché il termine corretto ormai non, secondo me non dovrebbe neanche essere, perché corretto? Perché il primo è sbagliato, cioè, un ponte termico è qualcosa che esiste, non è che dobbiamo nasconderci, dobbiamo vergognarci perché è sbagliato, è quello. Quindi sarebbe più giusto dire ridotto, parliamo di dispersioni, parliamo di ridurre le dispersioni anche in quel punto, quindi non corretto, vabbè. Parliamo di trasmittanza, qui c'è una T di troppo, scusate, in realtà non voglio parlare di trasmittanza perché sapete benissimo da dove viene fuori, la formula è questa qui, è l'inverso della somma delle resistenze, volevo far vedere subito degli esempi, però tanto per dirvi una, queste sono diciamo, i riferimenti per calcolarvi la trasmittanza termica, che ovviamente è il parametro più, parliamo di bonus, parliamo di limiti, parliamo di trasmittanza, che cos'è la trasmittanza? È un numero che mi dice quanto disperde quella parete, qual è diciamo, la potenza o la dispersione termica che quella parete scambia con un altro ambiente, cioè quindi quella parete lì quando mi viene messa diciamo, in separazione tra due ambienti, qualsiasi, l'importante è che sia una differenza di temperatura, questa trasmittanza qui quindi mi dice qual è il tasso, no, la variazione di calore cioè, tra un ambiente e l'altro, questa è, ed è definita come l'inverso della resistenza termica. Per avere un ordine di grandezza dei valori, vedete, ci viene in aiuto questa norma, è la 11.552 del 2014, molto utile, interessante, perché vi dà un ordine di grandezza diciamo, delle trasmittanze degli edifici esistenti e si può applicare anche per il bonus, anche per il super bonus, perché quando voi fate una, diciamo, asseverazione di una situazione ante intervento, vi trovate di fronte ad una, diciamo, ad un edificio, ad una parete di cui non conoscete la stratigrafia. Come fate? E dovete stimarla. Infatti, il termine stima che è riportato nel decreto, credo voglia riferirsi a questo. Dovete stimarlo anche attraverso la letteratura scientifica o normativa. E
E in questa norma, vedete, ci sono diciamo, delle tipologie di pareti tipiche con dei valori di trasmittanza che potete prendere. Non è che ve le inventate. Andate su questa norma, più o meno a seconda dell'anno di costruzione, a seconda diciamo, delle tipologie dell'edificio, di come è fatta la parete, almeno la riusciamo a toccare, lo spessore riusciamo a misurarlo, vedete, tiriamo fuori questi valori. Per una parete, per esempio, i mattoni pieni, di 30 centimetri, intonacata, il valore di trasmittanza iniziale è 1,8, vedete? Non è 0,8, è 1,8. Ecco, attenzione, sono questi i valori. Così come una parete di tufo, per esempio, 1,6, siamo lì. Cioè non, e se ci fate caso, raramente si hanno valori più bassi dell'1. Cioè, solo con 60 centimetri, solo in tufo, cioè, figuriamoci, no? O 6 di pieni. Ma non, no. Quindi fate attenzione a quando dichiarate valori di trasmittanza più bassi dell'unità per una parete in mattoni pieni. Cioè, non esistono. Ok, al massimo potrebbe essere, vedete, anche quella cassavuota, che vuol dire con un intercapedine d'aria in mezzo o intermedio, tra valore di trasmittanza è sopra l'1, cioè non, attenzione a questi valori qua. Ponti termici, ovviamente l'argomento di oggi è ponti termici sappiamo cos'è, grosso modo, io lo definisco come una zona, con una zona dell'involucro, nella quale zona sono presenti maggiori dispersioni rispetto ad altre zone. Okay, questa è la mia definizione. Quindi lì ci passa più calore. Possono avere due tipi di, secondo me, due grandi famiglie. A me piace molto questa figura, ma non è il ponte termico, per come lo intendono molti. Ci sono due tipologie di, diciamo, ecco, queste può essere individuato in due modi, ponte termico. In realtà può essere individuato anche a occhio nudo, poi vi faccio vedere il motivo. Ma attraverso una termocamera, vedete, se puntate una termocamera dall'esterno verso la facciata, il ponte termico può essere visualizzato dalle zone che hanno una maggiore dispersione, quindi un colore con una temperatura più alta. Il contrario all'interno, sono quelle zone, in questo caso uno spigolo, che hanno una temperatura più bassa, no? Dall'interno verso l'esterno. E vi dico che non c'è bisogno della termocamera, per alcune tipologie non c'è bisogno. Come stavo dicendo prima, possono esserci solo, secondo me, due famiglie, anche se qualcuno dice che ce ne sono tante. Una famiglia legata alla discontinuità geometrica, due pareti si incontrano e formano una linea, quella è una discontinuità lineare, quindi geometrica. Oppure materica, del materiale di isolamento termico, un pilastro in mezzo a una parete. C'è la parete con il suo bel isolamento continuo, arriva il pilastro, rompe le scatole, e quello è un ponte termico perché c'è una differenza di materiale, quindi il flusso termico, no? Se ci pensate, non è più bello dall'interno verso l'esterno in maniera lineare, in maniera orizzontale, ma proprio perché c'è un elemento in mezzo e comincia a deviare, e c'è questo elemento che disperde di più, ha un valore di conducibilità termica, il materiale più basso o più alto, e quindi il calore non va più dall'interno verso l'esterno, ma anche nell'altra direzione, quindi c'è un flusso termico bidirezionale. Quindi il motivo è. E anche qui è la stessa cosa, no? Qui la direzione del flusso è così, no? Appena arriva questa discontinuità, sente l'influenza di questa zona qui e quindi tende a deviare dall'altra parte. Quindi due famiglie, discontinuità geometrica e discontinuità del materiale, può essere un setto, può essere un balcone. Eccetera. Il balcone è, diciamo, il ponte termico per eccellenza che appartiene a tutte e due le famiglie, no? Il solaio che penetra la parete, che interrompe, no? L'isolamento esterno, e quindi il solaio diciamo, il ponte termico per eccellenza. Il balcone. Quanti ce ne sono? Una marea. Vedete in questa fantastica immagine che ho rubato dall'ANIT, ce ne sono veramente tantissime, vedete qui secondo me ne mancherebbe pure qualcuna forse, ma perché dipende da edificio a edificio. Quali sono quelle più importanti? Molti mi chiedono quali è che devono considerare o non trascurare, io dico sono più importanti tutti, cioè, è impossibile dire, non è che ce n'è uno più importante e uno meno importante. Di sicuro posso dire quali sono quelli più estesi. Le finestre, cioè se ci fate caso, le finestre, ovvero il ponte termico è lungo tutto sul perimetro, quindi quando fate la somma di tutte le lunghezze, no, delle finestre in un edificio di media grandezza, scoprite che la lunghezza è 70, 80, 90 metri di ponte termico, ma no, è tantissimo. E poi soprattutto anche il pavimento è importante, come la copertura, i balconi, certo. Per assurdo, se ci pensate, il balcone è molto più piccolo, no, come lunghezza del ponte termico rispetto agli altri, però se voi andate a vedere poi la dispersione, è
è modesta, insomma, non è piccola. Quindi sono tutti importanti. Anche questi sono importanti. Voglio dire, è vero che poi col cappotto questo qui si azzera, si annulla, ma se questo si annulla, quello delle finestre cresce a dismisura. Quindi, se da un lato alcuni li andiamo a, diciamo, a correggere, tra virgolette, o a ridurre, in altri casi i ponti termici aumentano tantissimo, proprio perché l'incidenza aumenta e quindi non riusciamo a ridurre quelle dispersioni. Sono come si possono quantificare? Ecco, il confronto viene fatto con la trasmittanza. Secondo me questo è diciamo, l'elemento che aiuta un po' a capire come si quantifica. Se io vado a calcolare le dispersioni di questa parete qui, no? Di questo solaio che va a finire su questa parete, no? Io le dispersioni le calcolo con questa parete qui, quindi con la trasmittanza. Trasmittanza va sul metro quadro Kelvin. Ponte termico qual è? È l'intersezione tra queste due strutture, quindi mi dà una linea, che qui è rappresentata solo una, ma qui ce n'è anche un'altra sotto, e quindi diciamo il ponte termico relativamente a questa parete è rappresentato dalla dispersione lungo questa linea, quindi sono watt su metro Kelvin, ok? Quindi è un po' diverso dalla trasmittanza perché sul metro quadro questo è su metro, perché giustamente diciamo, viene distribuito su una. E poi ci sono questi puntuali. Ponti termici puntuali, vedete, non c'è una dimensione, watt su Kelvin è un punto. Ce ne sono pochi nell'edilizia, dopo li vediamo, li ho aggiunti qualcuno in questa presentazione, ma di sicuro sono quelli relativi al pacchetto isolamento. Per alcune tipologie di isolamento è necessario inserire delle staffe, dei tasselli. E solo in alcuni casi c'è il ponte termico, no? Perché in alcune tipologie di staffe, soprattutto quelle in plastica, non c'è dispersione, quindi quel ponte termico, proprio la norma ci dice di trascurarlo. Mentre alcune staffe in metallo, lì il metallo conduce e quindi va a togliere poi il materiale isolante, quindi ciao. Il ponte termico può essere anche elevato. E può essere anche puntuale questo, vedete, cioè l'intersezione tra due pareti e il solaio, ok? Solo che questo per la norma si trascura. Se questo no, ma questo qui sì. Permettetemi un pizzico di polemica, dove si forma la muffa in provvisione del ponte termico? Giusto, giusto lì, quando nello spigolo interno, e lì la norma dice c'è problema, tranquilliamo. Via, questo qui va bene. Ecco, poi si formano appunto queste, no? Oltre ad avere maggiori dispersioni nei ponti termici, proprio lo spigolo è questo qua che vi dicevo prima, si formano appunto delle macchie di condensa. Le macchie di umidità generate dalla condensa o dalla formazione di muffa, e quindi proprio perché in quel punto lì ha una dispersione elevata, la temperatura superficiale è molto bassa, no? Perché c'è una differenza di temperatura più alta, no? Fuori è più alta la temperatura, dentro è più bassa, delta T è più alta, e quindi una maggiore dispersione. E una temperatura più bassa genera condensa, perché in quella superficie lì genera condensa del vapore acqueo presente nell'aria. E questa condensa poi fa fatica ad asciugarsi, rimane lì e col tempo si genera. Poi se non si riscalda bene gli ambienti oppure se non si ha un buon sistema di ventilazione, ciao, e quindi si generano queste macchie. Vedete anche qui in prossimità della finestra, non sono banali questi. Come questo, non è banale, come questo qui vedete ad una certa distanza, questo è un classico, questo è ponte termico, parete, finestra, saranno almeno 10 centimetri qua. Ma posso garantirvi che questo raggiunge anche 30, 40, 50 centimetri, quindi a seconda di quanto è grande il ponte termico. Qui potrebbe esserci un architrave o qualcosa. Questo qui è veramente pauroso. Qual è la principale normativa di riferimento? Questa normativa tecnica e tutte queste norme qua. A noi facciamo riferimento soprattutto alla parte 1 dell'11.300 e a questa qui, alla 10.211 per quanto riguarda il calcolo dell'OPSI. Per quanto riguarda invece la verifica delle muffe e della condensa, facciamo riferimento a questa normativa qua, la 13.788. Se comprate un buon software, ce l'hanno tutte queste norme. Come si quantifica anche il ponte termico? Attraverso questo coefficiente. Adesso qui non vorrei entrare nel dettaglio, ma vedete, questo coefficiente si chiama coefficiente di scambio termico globale, HD, tiene conto, vedete, delle dispersioni della parete o del tetto, quello che è, questa è la trasmittanza, questa è la superficie, più i ponti termici, questo è quello lineare, questo è quello puntuale. Vedete, questo H, diciamo, rappresenta un coefficiente. Perché ve lo faccio vedere, no? Perché nelle verifiche abbiamo anche quest'altro tipo di parametro. Dal 2015 ci hanno regalato questo H'T. E che cos'è questo H'T? Al giorno d'oggi non fa più paura, per fortuna, anche perché le verifiche
tranne rarissimi casi, tornano, quindi non ci si preoccupa più di questo. Però almeno vediamo cos'è. L'H'T dalla norma, vedete, è dato da questo HD che vi ho fatto vedere prima, no? diviso l'area. Quindi la definizione è questa. L'HD è un coefficiente globale di dispersione specifico, quindi diviso l'area, vedete, alla fine diventa watt su metro quadro Kelvin, no? Questo sono watt su metro quadro Kelvin che viene moltiplicato per aria, quindi rimane watt su Kelvin. Qui rimane watt su Kelvin, quando lo divido per l'aria, quindi abbiamo watt su metro quadro Kelvin. È interessante, quindi abbiamo trasmittanze, no? Ponti termici, e allora se io poi ho trasmittanze più ponti termici, se ci pensate, per quello che abbiamo visto prima, l'H'T è una sorta di media pesata delle trasmittanze, no? Quindi è un coefficiente che globalmente, se sono coinvolte tutti gli elementi disperdenti, se sono coinvolti, ripeto, tutti gli elementi disperdenti, è una trasmittanza media, no? Se ci pensate, dove la A qui è l'area di tutti gli elementi disperdenti. Se invece è coinvolta una parte degli elementi disperdenti, perché intervengo per esempio solo sulle pareti e sulla copertura, allora quell'H'T riguarda solo la parete e la copertura. Quindi è un coefficiente che mi dice, guarda, è una media pesata solo della parete e della copertura. Questo è il senso di questo H. E così è stato creato. Quindi lo approfondisco un po' di più, perché l'altra volta c'è stata una domanda sull'H'T e dopo... Ah, vi anticipo che ho alcune domande della volta scorsa, per quelli che erano presenti. Cosa ho fatto? Le ho estrapolate, le ho inserite in una slide e vi ho messo anche la risposta. Quindi volendo possiamo anche ragionarci insieme. Quindi alla fine di questa presentazione troveremo anche, diciamo, una risposta ad alcuni quesiti che sono stati rivolti la prossima volta. Se ci sarà occasione ancora una volta di incontrarci di nuovo, possiamo eventualmente vedere le eventuali domande, speriamo poche, di oggi sui ponti termici, su alcuni argomenti annessi, e vediamo un po' come rispondere. Purtroppo dobbiamo adattarci a queste situazioni qui. Se fossimo stati in aula sarebbe stato diverso sicuramente, però a distanza è così. Allora, questo H'T, non mi dilungo, bisogna che sia più piccolo di un certo numero, e questo numero dipende dalla forma dell'edificio. Ecco. E questa forma, vedete, rapporto S su V, S è superficie lorda disperdente di tutto l'edificio, V è volume lordo riscaldato, vedete il rapporto di forma mi dice più o meno quanto è compatto diciamo il volume rispetto alle dispersioni. In genere sarebbe intelligente avere un edificio con basso rapporto di forma, no? Così io, se ho basso rapporto di forma, vuol dire che ho tanto volume e molta superficie disperdente, no? E quindi scusate, il contrario, poca superficie disperdente, molto volume. Ecco, io riesco a riscaldare un grande volume disperdendo poco. I numeri sono questi qui, quindi in caso di ristrutturazione di primo livello, vedete, il numero varia da 0,5 a 0,75, in ragione climatica è. Mentre per una riqualificazione o una ristrutturazione di secondo livello è sempre uguale a 0,65 per le zone climatiche. Sono molto alti, se ci pensate, no? Essendo una trasmittanza media globale o comunque di una parte dell'intervento, se ci pensate, sono rispetto allo 0,28, allo 0,23, è abbastanza elevato. Facciamo l'esempio. L'esempio è lo stesso della volta scorsa, ma l'ho, diciamo, arricchito di un altro aspetto interessante. Allora, per chi non c'era, l'esempio è una villetta unifamiliare, vedete, fatta su due piani, questo è il piano terra, dove abbiamo solo una parte che è riscaldata, vado anche un po' più veloce, perché tanto alla fine interessano i ponti termici, però mi tocca descriverlo un po'. Questa è la parte riscaldata e questa è la parte non riscaldata, ovvero un garage più un vanoscale non riscaldato. Primo piano, tutto riscaldato, tranne la parte del vanoscale. Vedete? Attenzione che qui c'è questa parte riscaldata che dà sotto questa parte qui c'è il garage, no? Quindi anche qui c'è una parte disperdente del pavimento, disperde verso il garage. Visto in sezione questa bellissima villetta, beato chi ci abita, è fatta così, no? C'è una parte riscaldata, questa è una sezione che taglia la scala, questa invece è il vanoscale, e poi c'è il famigerato sottotetto non riscaldato, ne abbiamo detti anche tanto sui sottotetti. Questo è il caso tipico proprio del sottotetto non riscaldato, dove io potrei intervenire ed anche accedere alle detrazioni. Abbiamo già discusso la volta scorsa, devo dire che adesso anche forse l'abbiamo capito. Però anche qui, vedete, c'è questo sottotetto che fa da buffer, no? Un po' aiuta a disperdere.
Qual è lo stato di fatto? Abbiamo una superficie climatizzata di circa 176 metri quadrati, una superficie lorda, vedete, 550 metri quadrati, un volume 700 metri cubi, mica poco. SSV abbastanza altino, 0,80, però abbiamo tutto, una villetta, un edificio unifamiliare, quindi è per forza tutto disperdente. Trasmittanza delle pareti, 2, guardate, 2 delle tre pareti. Pavimento 0,45, vedete che comunque il fatto che ci sia il terreno calcolato secondo la norma giusta, non, confronto col 2 è abbastanza ragionevole. E soffitto, cioè la parte di separazione tra l'ambiente riscaldato e il sottotetto 1,85, cioè non c'è niente, anche questo 2. Finestre 2,5 e 2,60 sono abbastanza alte come trasmittanze. Unica regola che mi do e continuo ad averla perché io ci può anche stare questo caso qui. Il problema è che ci sono alcuni clienti. Non è il mio caso, è un caso che ci sono scontrato per altri aspetti, ma no, non ho proposto il 110, anzi ho fatto anche i calcoli gratuiti, ma l'ho fatto soltanto ai fini didattici e comunque è interessante. Unico mio, diciamo, cruccio è che io non voglio cambiare le finestre, me lo voglio imporre perché ci può essere questo caso qui, che il cliente non vuole cambiare le finestre perché è affezionato al telaio in legno oppure al tatto, che vuoi? Però diciamo che non, anche se gli conviene cambiare le finestre, lui si impunta a non cambiare le finestre. Poi capirete questo mio cruccio. Allora, ipotizzo quindi di intervenire sulle pareti esterne, no? Quindi, tanto la cosa più semplice è quella. E se io faccio il calcolo, mi viene fuori 200 metri quadrati solo di superficie di intervento, è superiore al 25%, facendo il confronto, sì, 37%, vedete, 200 diviso circa 550, 37%. Benissimo. Secondo la legislazione nazionale, rientra in una ristrutturazione di secondo livello, perché supera il 25%. Non tocco l'impianto, tocco soltanto le pareti. E potrei accedere al super bonus, no? Perché addirittura un intervento trainante, perché anche lì si dice che solo le superfici opache, no? Opache devono superare il 25%, e qui ci rientra la grande. Benissimo. Cominciamo, poi attenzione, stato di fatto, classe F. L'altra volta ho detto una cosa interessante, questa, siccome c'è il sottotetto, vedete, per chi magari volesse fare un calcolo analitico, sapete che ci sono due modi, no, per fare il calcolo, quello analitico e quello semplificato per le zone non climatizzate. Io ho preferito quello analitico, ma perché sono stupido io forse a volte. Quello no, semplificato è più semplice da fare, no? Non è che dovete dire soltanto che tipologia di ambiente, mentre quello analitico è più lungo, più faticoso, dovete modellarlo tutto, anche più preciso. E se io ho fatto il calcolo sia con quello analitico o con quello semplificato, non, purtroppo c'ho un'altra, l'ho riportato in un'altra presentazione. Ma solo per farvi capire quanto sia importante in questi casi seguire la strada giusta, è che se io avessi fatto il calcolo con quello semplificato, per il solo sottotetto, mi veniva in classe G. Quindi questa è una cosa molto interessante che molti, secondo me, tecnici ne avrebbero approfittato, no? Perché io se devo fare il salto di classe posso anche partire da una classe più bassa. Quindi mettiamoci, diciamo, stiamo dalla parte, come si dice, dai bottoni, facciamo le cose in maniera più precisa. Parto da una classe F, quindi per ottenere il salto di classe, cos'è? È D, devo arrivare almeno in D, mentre con la G sarebbe bastata una E. Vabbè, con analitico vedete parto da una classe F, che è tantissima energia. Ponti termici, quali sono i ponti termici? Allora, questa innanzitutto è la superficie di intervento delle mie pareti. Attenzione, le zone non riscaldate, ho preferito intervenire anche su queste zone qui, anche se so benissimo che non possono accedere al 110%. In qualche modo lo farò rientrare con un'altra detrazione. Ponti termici, quanti ce ne sono? Tantissime, anche qui, velocemente, io l'altra volta ho fatto anche un po' di show, stavolta ne faccio un po' meno. Abbiamo tutti gli angoli, vedete? Anche quelle zone non riscaldate, mica possiamo escluderli quelli. Gli angoli convessi o concavi, a seconda di dove li vedete, sono questi qua, vedete? Non è che se sono diversi, questi qui li escludiamo. Poi abbiamo gli innesti, pareti divisorie verso l'esterno, vedete quanti ce ne sono? Col cappotto poi si azzera il ponte termico, però lo dovete considerare lo stesso. Anche perché, per esempio, in Emilia Romagna, ve lo anticipo per quelli che stanno seguendo l'Emilia Romagna, chiaramente ci sono i controlli sugli attestati e nei controlli mi vengono chiesti come dati, dei dati extra rispetto a quelli principali dell'APE. E in più vi vengono chiesti, a proposito dei ponti termici, non tanto la dispersione, non tanto lo PSI,
ma vi viene chiesto la lunghezza. Quindi anche se il ponte termico è nullo, dovete inserire la lunghezza non può essere mai nulla, no? Quindi è una richiesta, se volete, semmai superflua, però un po', diciamo, un po' pignola se per certi versi, ma giusta, perché i ponti termici ci sono sempre. E poi minimo c'è sempre anche qui. Innesti anche interni, ovvero interni verso gli ambienti non riscaldati, poi ci sono tutte le finestre, vedete, finestre, porte, finestre, tutti i ponti termici, non solo quelli verticali, ricordate, ci sono anche quelli orizzontali, cioè tutto il perimetro della finestra. E sto parlando di ponte termico non tanto della finestra, ma del ponte termico parete-finestra. Okay. Poi abbiamo il pavimento, vedete qui in basso. Che facciamo? Ce lo scordiamo quello? Il balcone, copertura, tantissimi, finito, no? C'è anche questo, anche se poi col cappotto questo qui si annulla, così come questi qui, cioè si annulla vuol dire che si riduce tantissimo. E poi questi che non vengono considerati mai, Cioè qualcuno di voi se li scorda, qualcuno di voi, qualcuno in generale se li scorda. Ci sono anche i ponti termici di una parete interna che dà verso, per esempio, il terreno, verso un ambiente non riscaldato come il sottotetto. Non è mica piccolo questo, anche perché qui non stanno intervenendo. Ok, quali sono le verifiche? Sorpresi? Ponti termici? Secondo me qualcuno sì, visto che vedo ogni giorno quanti ne considerano i ponti termici, tecnici, secondo me molti di voi sono sorpresi e secondo me forse me ne sono dimenticato pure qualcuno. Allora, quali sono le verifiche tecniche richieste per questo caso particolare? Beh, sicuramente dobbiamo fare due tipi di verifiche, no? Uno per l'accesso all'interazione fiscale e una per il rispetto dei requisiti minimi. In questo caso, scusate, ho riportato la DGR regionale, in realtà è quella che è molto simile a quella nazionale. Dopo la modifica vi mando le slide. Allora, per quanto riguarda le detrazioni fiscali, vedete, c'è da fare la verifica della trasmittanza dell'involucro opaco, delle pareti, in questo caso perché io agisco solo sulle pareti, ho inserito meno PT, che vuol dire senza i ponti termici, ok? Questo meno PT senza i ponti termici, deve essere più piccolo di 0,23. Di rimando, quella per rispetto dei requisiti minimi è più PT, ovvero con i ponti termici, quindi la trasmittanza che viene fuori deve essere più piccola di 0,28. Ok? Senza ponti termici, 0,23, questo potrebbe essere un po' difficile da capire, però chi se ne frega, insomma, questo qui, tanto poi lo fa il software, però il concetto è questo. Basta? No, perché per quanto riguarda i requisiti minimi dobbiamo rispettare anche l'H'T, però questo qui 0,65 è abbastanza grande, poi io intervengo anche sulle strutture che diciamo disperdono dalla zona non riscaldata verso l'esterno e deve essere più piccola di 0,8, qui credo che non ho problemi. Non basta, perché noi dobbiamo fare anche la verifica termicometrica e la verifica della muffa, ok? Sono queste due. E possibilmente anche in prossimità del ponte termico, ecco, questo è un altro tipo di verifica che molti si scordano. Non basta, perché qui per ottenere la detrazione fiscale non basta avere le trasmittanze più basse, ma dobbiamo avere anche due salti di classe, almeno due salti di classe dell'intero edificio. Quindi questo, se volete, è una verifica puntuale, no? Punto per punto sull'involucro, e questo, diciamo, riguarda il consumo energetico dell'intero edificio. Okay, parliamo di energia primaria, parliamo di classe, eccetera. Ok, partiamo dall'involucro, partiamo dallo stato di fatto. Vediamo come è fatto questo edificio qui. Vedete, qui ho inserito i principali risultati per l'involucro, dove sono riportate le pareti e i ponti termici. Pareti, abbiamo parete esterna, piano terra, piano primo e le nicchie. E poi abbiamo le trasmittanze, vedete? E qui invece abbiamo le trasmittanze dinamiche del ponte termico. Qui le superfici. E qui le lunghezze, qui il prodotto della trasmittanza per le superfici, qui il prodotto delle trasmittanze per le lunghezze. Quindi facciamo poi la somma di tutto questo, vedete, questo è un Excel, è facilissimo da capire. Viene fuori un numero che diviso la superficie totale, diviso i 200, viene fuori la trasmittanza media. Quindi in questa tabella troviamo le trasmittanze puntuali, vedete queste qui, e la trasmittanza media complessiva di tutto, diciamo, la superficie complessiva all'interno. Allora, la prima cosa che vi faccio notare è che io ho calcolato in prima istanza i ponti termici con l'abaco. Sapete, no, che si possono fare sia i calcoli di elementi finiti, ma anche con l'abaco, quindi un metodo un po' più semplificato. Ho preferito usare l'abaco. Molti software ve lo offrono già, sono veloci, quindi perché no? Vediamo quanto viene.
E ho fatto questo tipo di ragionamento, nel senso vado a vedere quanto incidono singolarmente questi ponti termici. È uno sforzo in più che vi consiglio di fare, anche per capire sul vostro edificio qual è l'elemento più disperdente, l'elemento puntuale del ponte termico più disperdente nel caso in cui volete fare un intervento mirato, no? Quindi è interessante questo. È una perdita di tempo per alcuni, però la maggior parte sono ingegneri, quindi siete ingegneri, quindi non perché i geometri periti non la pensano così, anzi, ho conosciuto certi periti che sono più pignoli di me, quindi. Però secondo me è buona cosa fare questo. Vedete che qui, essendo molto disperdente, ma figurati, l'incidenza del ponte termico è minima, se ci pensate, no? Vedete, sono bassissime le incidenze per ogni tipologia, ma perché è un colabrodo sentito. Però, diciamo, in prima istanza posso vedere che quelle più importanti sono il balcone, la finestra, in questo caso il solaio. Vabbè, anche per ricordarmi dopo. Allora, la prima cosa che dovrò vedere, posso accedere all'incentivo? Sì, perché diciamo, la trasmittanza di partenza, questo 1,97, è più grande di 0,23. Sicuramente, considerando i ponti termici, no, chiaramente non è attuabile questa cosa, perché dovrebbe essere più piccolo dello 0,28, forse ancora non sono intervenuto. E quindi vedete, tutte le altre verifiche sono negative, perché chiaramente ancora non. Però a me mi interessava la prima, perché se no, se la trasmittanza fosse stata più bassa degli 0,23, chiaramente è assurdo, però ci possono essere dei casi in cui in alcune tipologie solo di particolari di pareti, magari la trasmittanza può essere più bassa, però raramente però ci potrebbero essere. Quindi diciamo che in questa condizione qui possiamo accedere all'incentivo, tutte queste sono negative. Allora, facciamo il primo intervento, quello semplice. Signori, io ho pensato a un banale cappotto in polistirene in primis, vedete, 14 centimetri, con un valore abbastanza alto, medio, non alto, 0,035 di conducibilità termica, quindi 14 centimetri, vi assicuro che ne ho provati tanti, di spessori. Questo qui è quello un pochettino più decente. Allora, la prima cosa che faccio, vedete, quando io vado a fare i conti, questo Excel, vedete, se voi andiamo a vedere, cambia un po'. Anche i ponti termici, vedete, cambiano un po' tutti perché sono stati tutti ricalcolati, vedete, tutti ricalcolati i ponti termici, soprattutto vedete la finestra. La finestra, guardate un po', adesso vediamo prima, scusate, 0,162 era la finestra. Adesso è diventata 0,6, 0,639 per forza. Perché quando intervenite a cappotto o su alcune tipologie di parete, chiaramente alcuni punti termici schizzano alle stelle. In effetti, vedete, se andate poi a analizzare questa cosa qui, vedete che rispetto a prima, adesso la finestra, cioè il ponte termico legato tra la parete e la finestra, è quello più alto di tutti. Rimane anche il balcone, ma sono quelli più importanti, no? Giustamente, non è che sto dicendo chissà quali cose. Andiamo a vedere se le verifiche tornano. Benissimo, la prima, quella puntuale, cioè quella senza ponti termici, torna, no? Perché deve essere 0,23. 14 centimetri di polistirene mi aiutano, 0,22 siamo al limite, cioè. La seconda, no, caspita, la seconda no, perché la trasmittanza media, no, di tutto l'intervento è 0,33, deve essere più piccolo di 0,28. Qui abbiamo tutti i ponti termici maledetti, e quindi qui, ahimè, non torna. E gli altri sì, più o meno, l'H'T, vedete, non è un problema. Questo qui non ci importa molto perché sono i locali non riscaldati, la verifica termico-ormetica torna, tranne quella in prossimità del ponte termico. E ce n'è soltanto uno, penso, che non torni, questa qui, tutti gli altri tornano. Adesso ve lo faccio vedere. Semaforo arancione, perché se mettiamo a posto queste due X, magari le cose tornano e diventa verde semaforo. In effetti, me lo sono andato a cercare anche, no? È il dilemma dell'elemento finestra. Oggigiorno non si parla d'altro, perlomeno nei forum sento solo parlare di questo, ovvero ponte termico delle finestre, cioè questa parte qui, vedete, io il cappotto l'ho finito qua. Potevo risvoltare? Boh, sì, forse potevo risvoltare, perché ridurre il ponte termico. Non l'ho fatto, non l'ho fatto. Non ho potuto sostituire la finestra, perché non vuole il mio cliente, ok? Quindi, sostituendo la finestra qui, potevo giocarmela meglio. Però ci rimane questo problema qua. Bloccato, no? Ecco, la spalletta quindi non è isolata, è proprio qui il problema del ponte termico della muffa. Vedete, in questa zona qui, guardate, si crea muffa, dopo ve la faccio vedere meglio. Cosa faccio allora? Bene, la prima cosa che mi viene in mente di fare è questa: siccome io ho calcolato il ponte termico con l'abaco, lo ricalcolo stavolta col metodo analitico, perché spesso e volentieri il calcolo è più preciso e anche inferiore. Quindi la prima cosa che faccio è ricalcolo il ponte termico del nodo telaio finestra, ok? Parete telaio, questa parte qui, lo faccio con un metodo analitico. Viene più basso? Sì, di circa il 9%, ma aspettavo un po' di più, purtroppo è solo il 9%. E se ci fate caso, però, cosa faccio?
Qualcuno potrebbe dirmi che sono stato pignolo in questo caso, però guardate, questo è l'isolamento e c'è questa fessura. Sono andato a crearmi anche la fessura della tapparella e poi capirete anche il motivo, perché comunque qua c'è la tapparella, non è che me la sono scordata. Molti non la fanno, molti non la fanno, è un problema. Qui c'è anche la tapparella che è un punto debole, vedete le zone rosse, sono le zone, diciamo, che non dovrebbero essere rosse, dovrebbero essere verde o blu. E qui abbiamo rosso in prossimità del telaio, qui il calore scappa, così come qui. Si forma muffa? Eh sì, si forma muffa. E questo software qui, vedete, mi fa vedere anche quanto si forma. Vediamo, 207.020 centimetri di muffa, ovvero su tutta la fascia della finestra. No, tipico di queste, qui forse un po' esagerata, però se voi andate a isolare e a capote non risvoltate, tutta questa zona qui è fredda. C'è anche la tapparella che si avvicina, no, alla zona fredda e quindi, ahimè, questa qui si raffredda, la temperatura è più bassa, qui si può. Quindi questo è il primo punto. Se vado a rimettere questo valore qui nei calcoli, comunque la trasmittanza non torna, ve lo dico io. Deve essere molto piccolo questo qua. Quindi devo intervenire su questo elementino qui perché so già da una prima analisi che il punto termico è debole qui. Cosa faccio? Inserisco, guardate. E poi ne parliamo, non mi finisco qui. Inserisco 1 centimetro di aerogel, come accorcio un po' la finestra, quindi 1 centimetro da un lato, 1 centimetro dall'altro, solo sulle spallette. Come lo inserisco? Mica posso coprire la tapparella. Mi fermo qui, vedete? Qui mi fermo. Dovrò fermarmi per forza, se no la tapparella poi come fa? Quanto cambia? 0,435 rispetto alla situazione precedente. Scusate, quella senza isolamento, 25%, mi è calato un po', mi aspettavo un po' di più, sinceramente, perché 0,4 è tanto. Però andiamo a vedere, adesso andiamo a analizzare per benino, vedete, questa parte adesso è isolata, ma la zona rossa si è spostata, vedete? Qui era più rosso, ma sono andata a isolare, adesso si è spostata qui, e per forza qui non c'è isolamento. E quindi, e questo è il punto debole adesso. Cioè, se inserisco l'isolamento, ahimè, da qualche parte il calore sfugge via, maledetto. E andiamo a vedere se almeno la muffa è verificata. No, si è ridotta. Vedete, si è ridotta, ma la norma è chiara, non ci deve, ci deve essere 0 mm qui. Quindi questa zona qui ci deve essere, quindi non basta 1 centimetro di aerogel. Caspita, cosa fa? Ne metto due. Proviamo a metterne due, no? E rifaccio il calcolo. Nel frattempo il tempo passa, ore di lavoro che se ne vanno, vabbè, a parte questo. Mi accorgo, vedete, che non è quello il problema. 2 centimetri si riduce solo del 4% rispetto alla situazione precedente. Ma per forza non è quello il problema, no? Perché io posso isolare quante volte, anzi potrei metterne anche 3, 4, questo diventerebbe sempre più alto e l'incidenza del ponte termico aumenterebbe. Se più isolo, più aumenta diciamo, più diventa importante la parte di discontinuità. Questo è un punto di discontinuità. Quindi vedete, anche qui si è ridotta, ma la muffa è sempre lì, cioè non è quello il problema. Allora cosa faccio? Cosa faccio? Capisco che il problema è quello lì, bisognerebbe isolare anche questa zona qui. Capisco che è una roba da pazzi, ma al di là diciamo, della fattibilità o meno della cosa, voglio farvi vedere quanto incide questa scala natura. Quindi vado a, vedete, isolare la scala natura, tanto qui sono cresciuto di 2 centimetri, quindi la tapparella ci sta anche qua. Potrei anche ridurla, adesso dovrò cambiare tipologia di tapparella, se volete, no? Per ridurla. Però andando a ridurre qui le dispersioni, quindi andando ad aggiungere con una schiuma, con uno strato di isolamento questa zona qui, vedete, adesso è tutto blu. Adesso è perfetto, cioè, questo è anche ideale, devo dire la verità. Non so se qualcuno riesce a realizzare sta roba qua. La muffa è sparita. Muffa. E vedete che siamo arrivati a una trasmittanza lineare del ponte termico di 0,2-0,19, che è l'ideale, caspita. Partivamo da uno 0,6, vi ricordate? Adesso siamo allo 0,19, si è ridotto del 70%, insomma. Allora, provo allora, questo era con 2 centimetri, scusate, provo a metterne soltanto uno, perché poi vi spiego anche il motivo, provo a mettere soltanto uno, però vado a isolare per benino la guida, ecco, per benino diciamo la scanalatura della guida, che potrebbe essere una pazzia, però solo per farvi vedere che comunque andando ad isolare per benino la guida e inserendo solo 1 centimetro di aerogel, poi quindi uno strato di aerogel, poi comunque bisognerebbe anche rivestire bene questo con un laderino o qualcosa, il ponte termico si è ridotto notevolmente, di circa il 60%, quindi può essere abbordato. E vi posso garantire che incide tantissimo questa roba qui. Quant'era il 50% di incidenza delle finestre? Quindi valeva la pena concentrarci proprio su questo elementino qua. Rimane il problema,
se questa roba qui me la fanno, perché anche qui bisognerebbe litigare, no? con i muratori, con le imprese, per capire come potrebbero farmi questa roba qui. Però insomma, questo è poi un altro paio di maniche. La teoria è questa, poi la pratica sapete meglio di me che è un'altra. Però intanto abbiamo capito qual è il problema, poi vediamo di risolvere l'altro problema su come realizzarlo. Ecco, e questa è la parte nuova rispetto alla volta scorsa, perché a quanto pare sono uscite diverse FAQ, tra cui questa è una che vi riporto, anzi non ho riportato il numero perché mi pare che sia stata detta in un'altra situazione. Cioè, sostanzialmente si dice che le finestre devono rimanere della stessa forma e dimensione, o comunque se si interviene sulle finestre, quindi sulla bucatura delle finestre. Quindi se io intervengo sulla bucatura delle finestre, diciamo, è ammissibile solo una diversa dimensione del 2%, tranne la demolizione e ricostruzione. Cioè se io demolisco e ricostruisco, posso fare la finestra come mi pare piace. Se invece l'edificio è in piedi e metto 1 cm di alloggiare quello che è, attenzione, deve rientrare nel 2%, se no non accedi alle detrazioni del superbonus per la parte delle finestre. Cosa. Lasciamo poi magari se volete possiamo parlarne. Allora mi sono detto, vabbè, quanto incide questo aerogel? Vedete, da un lato trovate la situazione pre con le dimensioni di tutte le finestre del mio edificio, altezza e larghezza, 194, 92, 95. Questa è la situazione post, cioè sono andato a ridurre soltanto la larghezza di 1 cm da un lato e di 1 cm dall'altro, quindi da 94 siamo passati a 92, 95, 93, eccetera, no? E questa è la variazione. Cazzaro, scusate il termine, ma ci sono alcune, vedete, che superano il 2%. Altre rientrano, quelle più larghe, giustamente. Quindi, giustamente, no, se ci fate caso, dovrebbe essere almeno 1 metro, alla fine 2%, quindi se ci mettete 1 cm, alla fine questo. Spero di essermi sbagliato con le misure a sto punto. Vado a misurare meglio, perché magari 5 cm è impossibile. Può essere 1 o 2 cm, ma da 95 passare a 1 metro. Però, purtroppo, alcune purtroppo non rientrano. Quindi, o decido di fare comunque l'intervento e queste qui diciamo, non rientrano nel superbonus anche perché si parla di poca roba, oppure che ne so, oppure c'è un'alternativa? La domanda è questa e l'abbiamo affrontata la volta scorsa, l'alternativa. Sì, c'è un'alternativa. Se qualcuno mi dice, ah, ma io non voglio intervenire sulle spallette perché l'impresa mi fa storie, perché che ne so, per altri motivi tecnicamente non si può, c'è un'alternativa? Pare di sì. E l'alternativa è riportata sulla norma. Allora, bisogna capire qual è la causa di questo ponte termico che non mi viene verificata. Il problema è la muffa. Quindi andiamo a vedere se c'è un'alternativa alla verifica della muffa. Se no andiamo a vedere il decreto nazionale, così come quello regionale nella vostra regione, probabilmente è lo stesso, dice che il controllo della condensazione, vedete, la decisione della categoria E8, negli edifici industriali, per gli interventi che riguardano le strutture opache e delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, si procede alla verifica secondo questa norma qua. E la verifica dell'assenza di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione al contenuto di nuova costruzione, e assenza di condensazione interstiziale. Questo è il primo punto, ma c'è un secondo punto anche, che dice che le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste dall'appendice della norma. Va bene. E dice anche che le medesime verifiche, cioè queste qui, possono essere effettuate anche con riferimento a condizioni diverse rispetto a queste qui della norma, qualora esiste un sistema di controllo dell'umidità interna e se ne tenga conto poi nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria. Guarda, interessante. Quindi se io ho un sistema di ventilazione meccanica che controlla il livello di umidità interna, quindi non me la fa alzare, quindi me la tiene sempre bella bassa e comunque mi ricambia anche l'aria, allora posso fare un altro tipo di verifica. Allora, andiamo a vedere la norma, cosa dice? La norma dice questo, vedete, la 13788 dà quest'altro tipo di formula per la differenza di pressione tra l'interno e l'esterno, dove le variabili di questa formula sono il numero N, cioè il tasso di ventilazione costante, cioè il numero di ricambi orari di ventilazione, e la produzione di vapore dell'ambiente, ovvero la destinazione dell'ambiente, cioè quanto vapore viene prodotto in quell'ambiente. Conoscendo questi due elementi possiamo fare un altro tipo di verifica. Però attenzione. Per conoscere questi due tipi di elementi dobbiamo avere un sistema di ventilazione meccanica. Questa è la strada che dovete percorrere. Quindi abbiamo bisogno di installare una ventilazione meccanica. Se no non ne usciamo. Quindi qualcosa in più dobbiamo fare. Quindi, ma è chiaro, no? Stiamo parlando di muffa. Se noi aumentiamo il livello di ventilazione nell'ambiente, anche le pareti
ne traggono beneficio, perché quella possibile condensa che si forma sulla superficie viene asciugata dalla ventilazione. È banale, è fantastico, no? Che questo potrebbe non avvenire con la ventilazione naturale. Cioè, quando voi aprite le finestre in casa, sì, l'aria si ricambia, ma non in maniera così uniformemente distribuita, non così puntuale, così come potrebbe fare un impianto con bocchette di ripresa, di mandata, che distribuisce bene l'aria e aiuta, no, a cir far circolare meglio quest'aria. Okay, quindi è abbastanza banale. Allora, applichiamolo. Cioè, guardate, io non isolo la spalletta, cambio metodo, mi rimane questo ponte termico, questo mi rimane, non posso farci niente, il ponte termico mi rimane, il problema è la verifica. Quindi mi chiedo, scusate, ipotizzo di fare una verifica va fatta per ogni ambiente a questo punto, perché la produzione di vapore può cambiare e anche il volume cambia, no? Quindi vado a fare nel mio soggiorno, che è la stanza più grande, ipotizzo due persone. E vedete il volume di 65 metri cubi, due persone che mi producono 45 grammi ora, in teoria c'è la norma che mi dice quanto vapore considerare, e quindi la verifica, vedete, poi cosa faccio? Calcolo il numero di ricambi orari affinché la verifica sia costante, no? Con 0,3 non bastava, purtroppo. 0,3 è quello riportato nella 11.300 parte 1 per il fabbisogno energetico, no? Con 0,3 non bastava, quella ventilazione naturale non basta, giustamente, non basta. Devo aumentare la ventilazione e vedete, per questo ambiente qui devo arrivare almeno 0,6 volumi ora, che vuol dire che ogni ora dovrò cambiare il 60% del volume di questi 65 metri cubi, no? Ok? In questo modo la verifica è positiva. Vedete, mi rimane qua tutto bello scoperto, ma ci metto qua un bel impianto di ventilazione meccanica all'interno e la verifica della muffa è positiva. Ok? Però va fatta per tutte le stanze questa verifica. Io l'ho fatta per la più grande e per la più piccola. Vedete lo studio, che ha solo 12 metri cubi, diciamo, di volume, e ho ipotizzato, diciamo, un'intensa produzione di vapore. Potrebbe essere anche qui ridotta, però insomma volevo mettermi anche qui in un caso limite. Allora facciamo la verifica della finestra installata nello studio, che è la stessa, no? Di quella del soggiorno, e vedete che con 0,6, ahimè, qui sì, non basta. Beh, giustamente, abbiamo una stanzetta piccola, due persone, che ci fanno? Due persone in 12 metri cubi, no? Quindi fondamentalmente il vapore qui è eccessivo, 0,6 non va, c'è bisogno di più aria. Quanta aria c'è bisogno in questa stanza? Tre volumi, con tre la verifica è positiva. Quindi così, diciamo in maniera abbastanza qualitativa, posso dire che in questo edificio qui mi occorre un impianto di ventilazione meccanica che mi garantisce in alcune stanze almeno 0,6, in altre 3, quindi è variabile da 0,6 a 3 volumi. O se applicate la norma, la 10.300, non mi ricordo qual è la norma per la ventilazione meccanica, sono anche di più, eh? Cioè, per le destinazioni residenziali, nei bagni 4, per esempio, se c'è la finestra. Se non c'è la finestra, mi pare che arrivi a 6 o a 8, non mi ricordo, e comunque sono un po' di più di questi numeri qua. Quindi non mi spaventate di ricambi orari eccessivi, anzi. Ok, quindi diciamo, la soluzione c'è. Rimane un problema, che fino a qualche giorno fa l'impianto di ventilazione meccanica non era detraibile, cioè non fa parte degli interventi trainanti, ma neanche trainanti, cioè non è diciamo, non è di quel, ahimè, dico, al giorno d'oggi veramente stiamo vivendo in un'era epocale dove la ventilazione è qualcosa che ci manca, no? Abbiamo bisogno di respirare, anche dentro gli ambienti, no? E un impianto di ventilazione forse ci aiuterebbe a respirare, non dico con più facilità, ma sicuramente meglio. E manca come intervento. Ah, io sono veramente allibito di questa cosa qua, e soprattutto nelle scuole, no? Nelle scuole dove. Vabbè, lasciamo stare. Quindi non c'è. Ma attenzione, il 13 maggio, qualche giorno fa, quindi fresca fresca, oggi è 19, settimana scorsa, esce una FAQ dell'ENEA, vedete, 16.D. Molto. Devo dire che quando l'ho letta sono rimasto sorpreso, dico, ah, finalmente qualcuno che ci pensa per la ventilazione meccanica. La domanda è, vorrei sapere, la leggo insieme a voi, vediamo se c'è tempo, mi sbrigo, perché questo è importante. Vorrei sapere se l'installazione di un sistema VMC correlata ad un intervento di coibentazione di superfici opache, oppure in concomitanza con la sostituzione delle zone di calore, possa essere agevolata. Beh, a parte con l'ecobonus, magari poteva essere scritta meglio. Comunque, finalmente qualcuno fa una domanda decente. Risposta. Allora, la leggo, perché molti di voi la conoscono, ma io la devo leggere, è abbastanza lunga, quindi è molto importante per capirla bene. Dice, relativamente all'installazione di VMC, nel caso di interventi di isolamento termico, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare si ricorda che eccetera eccetera, nel caso eccetera, scusate, vado veloce. E in particolare, qualora si realizzano interventi che riguardano le strutture opache delimitanti il volume verso l'esterno, è necessario procedere alla verifica dell'assenza di rischio di formazione di muffe e condensazione interstiziale in conformità, l'abbiamo già detto. Okay, quindi questa è la premessa. Si ritiene tuttavia che qualora, pur considerando il numero di ricambi d'aria naturali previsto dalla Uni, e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, possa permanere il pericolo di formazione di muffe o condense. Oh, interessante, si parla di ponti termici, possa permanere il pericolo di formazione di muffe e condense in corrispondenza dei ponti termici. I sistemi di IBMC rappresentano una valida soluzione tecnica. L'abbiamo appena dimostrato, ragazzi, no? Ve l'ho appena dimostrato che è una soluzione. Cioè, io vado a isolare il ponte termico il quanto più possibile. Non riesco a risvoltare perché, ahimè, non c'è quel problema del 2%, cioè, oppure l'impresa non vuole. Io posso fare quanto vuoi, posso anche crescere con l'isolamento, ma il problema della muffa mi rimane. Quindi qui c'è scritto che i sistemi di IBMC rappresentano una valida soluzione tecnica. Attenzione, però. In tali condizioni, pertanto, tali sistemi di risi ritengono ammissibili alle detrazioni fiscali. Interessante. A parte che non è una FAQ che dovrebbe dirlo, secondo me, ma piuttosto una legge. Comunque, qualcosa si sta aprendo. Ammissibile la detrazione fiscale se realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache. Vabbè. Nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a questi ultimi riservati. Quindi ci sta dicendo, guardate, che sono ammissibili se rientrano nel massimale degli interventi dell'isolamento opaco. Vabbè, ci può stare. Però aspettate che non va, cioè non è finita. Al fine di verificare la condizione sopra, questa è la parte che è un po', insomma, faccio fatica a digerire. Al fine di verificare le condizioni sopra indicata, ovvero che la VMC rappresenti l'unica soluzione per garantire l'assenza di muffe o condense, non potendo procedere all'eliminazione di tutti i ponti termici, e qui viene il bello. È necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale dell'assicurazione una relazione tecnica, dalla quale emerga la. Bisogna fare una relazione tecnica, che ci vuole, facciamo tanto, figurati. Tale relazione però dovrà altresì dimostrare che un sistema di VMC installato, attenzione, consegua un risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici. Virgola. Un numero di ricambi d'aria naturale pari a quello previsto dalla norma, nell'ipotesi poi che venga alimentato solo con energia elettrica prelevata da rete. Cioè, in sostanza, la VMC deve, cioè il tecnico, non la VMC, il tecnico deve dimostrare che con la VMC si ha un risparmio energetico rispetto alla soluzione precedente con la massima correzione dei ponti termici e soprattutto anche, considerando almeno numero dei ricambi della 11.300, quindi quello 0,3, calcolato anche nell'ipotesi che venga alimentato solo con energia elettrica da rete. Vabbè, adesso questa la vediamo dopo con un esempio. A parte che qualcuno mi deve spiegare cosa vuol dire massima correzione dei ponti termici. Correzione, ve l'ho detto prima, non l'accetto più. Massima correzione, che roba è? Che diavolo, un po' ne so di ponti termici, ma sta roba qui non riesco a capire fino a dove possiamo spingerci. Massima correzione di ponti termici, quindi con ponti termici nulli, mi verrebbe da dire, o negativi. E quanto negativi? Vabbè. La cosa interessante è questa, vabbè, bisogna mettere anche un recuperatore di calore. Vabbè, è un minimo quello lì. Cioè non. Poi, attenzione, questa è l'altra cosa interessante che forse vi può aiutare anche un po' di più. Io non l'ho fatto l'esempio di questo, l'ho fatto con un altro caso. Inoltre, a prescindere, si ritiene che i VMC possono accedere anche qui nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con uno con fluido e termomotore aria e siano adesso totalmente integrati. Vi sta dicendo, potete anche prevedere un sistema di ventilazione integrato con quello di riscaldamento. Questo secondo me è interessante e qui secondo me l'apertura è molto interessante. In tal caso i 22 sistemi di VMC, no, avete letto bene, 22 non so, io ne conoscevo qualcuno, ma 20, ce ne sono 22 sistemi di VMC, risultano parte integrante dell'impianto, secondo me è un refuso, e adessi si applicano i medesimi limiti di spesa, eccetera, eccetera. Anche per tale casistica, eccetera, eccetera, va fatta una relazione. Vabbè. Insomma, la cosa interessante è questa, che pare
che secondo questa FAC il VMC potrebbe, diciamo, sopperire, no, alla mancanza di quella verifica della muffa, no? È chiaro, no? Io ci metto un sistema di impianto, un sistema di ventilazione, aiuta un po' alla verifica della condensa, e quindi questo qui, l'importante è che questo mi generi un risparmio energetico. Vediamo se si fa. Allora, la prima cosa che faccio, vedete, caso 1, facciamo quella senza impianto di ventilazione meccanica. Quindi decido di proseguire la mia strada con 1 cm di aerogel sulle finestre. Al massimo quelle 2 o 3 finestre che non mi tornano alla verifica, diciamo, no, le toglierò dalla detrazione fiscale, cioè le spese di quella, diciamo, di quella piccola parte non mi sarà rimborsata. Cioè, me ne farò una ragione, anche perché se poi il cliente, devo essere sincero, non l'accetterà mai, perché al cliente lo dovete pagare per poter lavorare, insomma, a parte la mia battuta, è così. Comunque decido con questa riduzione di tutte le finestre, tranne quelle 2 o 3, insomma, io proseguo quella strada lì. Mi accorgo, vedete, che si è ridotta notevolmente. Stiamo parlando di 0,24, adesso partivamo da 0,60, e comunque rimane la più alta. Sempre, sempre stata così. Verifiche soddisfatte alla grande. Vedete, se io vado a correggere quel ponte termico diciamo, vado a diminuire, a ridurre quel ponte termico delle finestre, la trasmittanza media, quella globale, vedete, è più bassa dello 0,28, no? Questa qui l'avevo già messa a posto, adesso dovevamo mettere a posto quella media, così come tutte le altre, soprattutto questa è messa a posto, per forza sono andate solo alle spallette. Benissimo, dal punto di vista, quindi semaforo verde, dal punto di vista della classe energetica, come cambia la cosa? Allora, siamo qui, vedete, questo era lo schemino di prima, vedete le chiusure opache, abbiamo U pre e U post, io sono intervenuto soltanto sulle pareti, vedete, da circa 2 sono passato a 0,22, quindi questo è a posto. Per quanto riguarda, vabbè, diciamo, ho rimesso a posto questa cosa qui con solo 14 centimetri, solo, insomma, va bene. Partivamo da uno stato di fatto che era di una classe F, e dove arriviamo? Oh, arriviamo in classe D. Da 376, vedete, l'intervento di isolamento a cappotto soprattutto con la riduzione del ponte termico delle finestre, si riduce a 177, quindi oltre il 50%. A me mi interessa la classe, però non tanto questa. Quindi da F siamo passati a D, fantastico, sono 2 classi, quindi si può accedere. Addirittura potevano essere anche 3 se avessi fatto il furbo con il sottotetto, ma no, non sono furbo purtroppo. E quindi passo, diciamo, questo intervento qui è interessante. Scusate, mi rimane il problema di quelle 2 o 3 finestre che sono. Poi bisogna anche capire se quel centimetro lì mi si riduce la ventilazione naturale o riduce anche l'illuminamento naturale. Anche quello è un problema che va verificato. Però non ho sostituito le finestre, vedete? Quindi ho fatto contento il cliente, fondamentalmente non voleva questa cosa qui, anche se sarebbe stato preferibile. Io sono a favore di andare a sostituire anche le finestre, in questo caso specifico, andando anche a, diciamo, isolare la spalletta, andando a demolirlo un po' in modo da fare un, diciamo, anche inserire un monoblocco, perché qui ci sono anche le tapparelle. Ok, caso 2, c'è l'alternativa, facciamo il caso 2. Ecco, caso 2, attenzione, se io avessi lasciato lo stesso materiale di prima, quindi polistirene, con 0,035, purtroppo non mi tornavano le verifiche. La trasmittanza, l'abbiamo visto prima, era 0,33. Quindi avevo 2 scelte, non ve l'ho fatto vedere perché per brevità. O incrementavo l'isolamento, ma ero già arrivato a 20 centimetri con lo stesso materiale, quindi non era il caso. O cambiavo il tipo di isolante. Quindi sono andato a scegliere, mantenendo sempre 14 centimetri, sono andato a scegliere un poliuretano con queste prestazioni. Ce ne sono anche dei ben più performanti di questi. Comunque ne ho scelto uno, diciamo, con un valore medio-basso. Allora, con 14 centimetri mi tornano le verifiche, nel senso che la verifica delle trasmittanze con ponte termico sono più basse. Ti aggiungo la ventilazione meccanica, perché non voglio, diciamo, non mi è impedito di risvoltare le spalle. E vedete, queste sono le verifiche. La trasmittanza puntuale mi arriva, vedete, 0,17, era 0,22 prima, e infatti i valori che vi dicevo prima erano quelli, no? 0,16, 0,17, 0,18. E ponte termico delle finestre, vedete, 0,6. Sono cambiati tutti, sono cambiati tutti perché ho cambiato materiale più performante, sono un po' più, in realtà sono stati leggermente modificati, però vanno modificati tutti, tutte le volte che cambiate tipologia di isolante, tutti i ponti termici vanno rifatti. Questo è più alto di tutti, vedete, è del 70% di incidenza, è una valanga adesso, per forza, sostanzialmente è quello che mi ha,
che mi genera più problemi, però le verifiche sono tutte verificate. L'ultima è verificata grazie alla ventilazione meccanica. Se non ci fosse questa, qui sarebbe stata una bella X rossa, ok? Però qui, diciamo, con 14 cm di polaritano, questa villetta dovrebbe essere a posto. Vediamo se la classe energetica lo è altrettanto. Allora, facciamo il riepilogo. Questo è il caso di prima, stato di fatto F. Con il caso 1, con un centimetro di aerogel, diciamo che siamo in classe D, vedete, e quindi ho un 53%. Caso 2, ovvero non faccio l'aerogel, aggiungo la ventilazione meccanica, non solo faccio 2, ma ne faccio altri 2 di salti di classe, arrivo in classe B. E vabbè, perché sapete, no, c'è l'edificio di riferimento, stavolta vado a confrontarmi con un altro edificio che ha un impianto, non l'ho detto all'inizio ma forse si era capito, di questo tipo qua, impianto tradizionale a radiatori, ma con l'aggiunta di un impianto di ventilazione meccanica. E chiaramente arrivo in classe, in una classe eccellente, cioè più sicuramente più performante dello stato iniziale. Attenzione però, se questo invece è il caso precedente, era il 53%, qui guardate il valore delle P, delle P globale non rinnovabile, è 232, ma, e quindi è più alto, più 31% rispetto a questo caso qua. Quindi adesso non è che io sto scoprendo l'acqua calda, cioè ci ho aggiunto un impianto in più, quindi non è che uno dice poteva risparmiare, cioè, sicuramente si doveva consumare di più, anche perché i ricambi d'aria sono più alti, no? Uno dice ma come? Sei in classe D ma consumi di più? Sì, perché c'è l'edificio di riferimento. E 232 rispetto a 177? Sì, perché è un impianto che consuma energia. Soprattutto, vedete, adesso non abbiamo tempo di analizzare, però io vi faccio vedere i numeri delle energie primarie, no? Guardiamo solo questa, la prima colonna. Questo è riscaldamento e acqua calda sanitaria, nel primo caso. Nel secondo caso è riscaldamento, acqua calda sanitaria e c'è un altro servizio che è la ventilazione meccanica, no? Cos'è aumentato? Andiamo a vedere il primo. Il primo è aumentato. Perché è aumentato? Perché per far tornare le verifiche delle muffe maledette ho dovuto aumentare il numero di ricambi orari di ventilazione delle stanze. Beh, certo, non potevo mica lasciare 0,3. Cioè, metto un impianto di ventilazione meccanica e il ricambio è aumentato. Aumentando il ricambio, aumentano anche gli scambi termici. Di ventilazione c'è più consumo. Cioè, come dire, butto più aria calda fuori in maniera più veloce. Di quanto? Tantissimo. La ventilazione è devastante. Dal punto di vista delle dispersioni termiche è incidente, non devastante, mi sembra un po' esagerato, anche perché poi la qualità olfattiva ripaga un po' tutto questo diciamo dispendio. Poi acqua calda sanitaria, beh niente, l'acqua calda sanitaria è rimasta intatta, non doveva cambiare, effettivamente non è cambiata. E poi come consumo cosa abbiamo? L'aria, cioè non è che l'impianto di ventilazione meccanica è a manovella, cioè che io sono lì e giro il ventilatore per farlo funzionare, ha bisogno di energia elettrica per far funzionare il ventilatore, quindi c'è un consumo in più di ventilazione, quindi a maggior ragione quando inserisco un impianto di ventilazione meccanica si ha per forza un consumo maggiore, cioè, ma è quasi scontato, quindi quella FAC che avete visto prima, per come la vedo io, si fa fatica ad attuare, cioè non si può avere un risparmio qui rispetto alla situazione di massima, come era scritto, correzione dei ponti termici. Magari potrebbe essere questa 177, no? Anche perché potrebbe addirittura essere più bassa se continua a ottimizzare i ponti termici. Ma come faccio ad avere un numero più piccolo di questo qui quando aggiungo un impianto di ventilazione? Se invece il risparmio energetico si riferisce alla classe energetica, siamo a posto. Sicuramente, però lì c'è scritto risparmio energetico, non c'è scritto classe energetica, quindi se il risparmio energetico si intende avere una classe energetica più elevata, allora sì, certo, grazie. Tra l'altro, se ci fosse anche la possibilità di mettere un fotovoltaico, no, io prelevo energia prodotta da fonte energetica rinnovabile per la ventilazione meccanica, e quindi questo 10 non è più non rinnovabile, si sposta qui, ma chi se ne frega, tanto la classe viene fatta su questo. E quindi, però purtroppo nella FAC c'è scritto prelevata da energia elettrica da rete, quindi anche lì è stata pensata. Quindi le buone intenzioni secondo me ci sono in quella FAC. Purtroppo, per come la vedo io, deve essere migliorata, perché così com'è io non riesco ad applicarla. Cioè, in questo caso qui non ho un risparmio, ragazzi, non ce l'ho. 31 per non c'ho un risparmio, ma non potrò mai avere. Questo è il punto. A meno che non, nella FAC non si voleva intendere qualcos'altro che io non ho percepito. Insomma, vabbè, la tolleranza delle finestre mi costringe a pensare a soluzioni progettuali alternative che non sempre sono quelle più vantaggiose. Siamo arrivati alle 5, scusate, io volevo accelerare questo, magari
Volevo far vedere un'altra cosa velocemente, che è questo. Quesiti, così vi lasciamo gli ultimi 5 minuti. Adesso in 5 minuti vi faccio vedere questi quesiti. Purtroppo mi sono dilungato, ma questi argomenti a me mi prendono un sacco. Uno dei quesiti della volta scorsa era questo, che magari possono interessare a tutti. Quesito dell'APE convenzionale. La domanda era: nell'APE convenzionale, come considero i locali recuperati? Cioè, i locali che non erano riscaldati nella situazione ante intervento, ma sono riscaldati nella situazione post. Vabbè. Quindi mi sta dicendo come faccio a considerare nella situazione post i locali che non erano riscaldati nella situazione pre? Non lo so, diciamo che la mia risposta sta in una FAQ dell'ENEA, in realtà lo so, che è questa qui. La FAQ numero 7 dell'ENEA ha scritto questo, no? Ha riportato questo. La domanda era un'altra, però nel caso di demolizione di costruzione come ampliamento, quali sono le spese ammesse, ma soprattutto come deve essere dato l'APE post? E quindi l'APE post c'è scritto qui, deve essere redatto considerando l'edificio nella sua configurazione finale. Qui mi viene da pensare sostanzialmente che i locali, diciamo, non riscaldati, che diventano poi riscaldati, devono essere considerati nella situazione post. Questa è la cosa che mi viene da pensare. Però se magari qualcuno ha qualche, diciamo, delucidazione in più rispetto a questa FAQ, può anche scriverlo, non c'è problema, ne parliamo. Per come la vedo io sono d'accordo, nella situazione post è quella che è la situazione finale, quindi è quella che va confrontata, no? Poi anche meglio perché ci sono più consumi, perché quei locali non erano riscaldati e quindi sicuramente dovrebbe aiutare un po', no? Ad avere la certezza del doppio salto di classe. Altra domanda. L'APE che deve essere depositato nel catasto energetico regionale, questa è tipica, l'ho messa apposta, lo può produrre il progettista dell'intervento o deve essere una persona terza? No, queste tre volte. Guardate, la risposta non ce l'ho neanche qui, ma basta leggerla, basterebbe leggere il DPR 75 del 2013, dove all'articolo 3 viene riportata che cosa? L'imparzialità e i requisiti di indipendenza di chi fa certificazione energetica. E c'è scritto, vedete, lo leggiamo perché è interessante. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità, il certificatore dichiara che nel caso di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi deve essere dichiarata attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori materiali, eccetera, eccetera. Nel caso B, vedete, nel caso di edificio, scusate, nel caso di certificazione di edificio edifici esistenti, assenza di interessi, deve essere dichiarata, ovvero di non diretto o indiretto con i produttori, materiali, eccetera, eccetera. Quindi, se voi confrontate l'A con il B, ci sono due differenze. La prima è che nel B si riferisce agli edifici esistenti. La seconda è che è sparita, cancellata tutta la parte del processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare. Viene da sé che non c'è, diciamo, chi progetta l'edificio, chi, diciamo, è coinvolto diciamo, in maniera diretta o indiretta nella progettazione o realizzazione dell'edificio, potrebbe certificare anche gli edifici esistenti. Secondo me non è chiarissimo, no? Ci vorrebbe un caso C, nel senso che tu quando intervieni su un edificio è un edificio esistente, però sta per essere ristrutturato, quindi non è un edificio esistente privo di intervento. È probabile che qui si riferisse agli edifici esistenti privo di interventi, ma se noi facciamo sicuramente il caso di intervento, in caso di ristrutturazione, non è un edificio di nuova costruzione, quindi per esclusione è un edificio esistente. Quindi fondamentalmente io dico che applicando la lettera a questo articolo, chi progetta l'intervento, chi è coinvolto in qualche modo, può anche certificare. Se fossi io non lo farei, vi ripeto, non lo consiglierei, perché comunque il minimo di etica ci vuole, no? Però se uno leggesse questo, diciamo, alla lettera, questo DPR, può farlo, fondamentalmente può farlo. Poi, nel caso di ponte termico tra due strutture diverse, il calcolo H per cui ci vuole troppo tempo, ve lo salto, magari ve lo lascio dopo. Poi non... questo qua. È obbligatoria l'analisi dei ponti termici e gli elementi finiti per redigere l'APE convenzionale? E ai fini delle verifiche secondo il DM requisiti minimi, leggiamo la norma, cioè, ragazzi. La norma è la 11.300 parte 1, dice: nella valutazione sul progetto, i valori di trasmittanza, quindi stiamo parlando di edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni importanti, i valori di trasmittanza termica lineica, ovvero i ponti termici, devono essere determinati esclusivamente attraverso il calcolo numerico. Oppure, come? Oppure, qua io faccio sempre l'asino qua, come se c'è scritto qui esclusivamente, perché qui c'è oppure. Vabbè. Oppure attraverso l'uso
l'uso di atlanti di ponti termici conformi alla norma. Quindi potete usare o calcolo numerico o l'abaco. Quando si usa il calcolo numerico? Quando l'abaco non è, diciamo, non è pertinente. Ci sono alcune soluzioni dove voi non potete utilizzare l'abaco, però in prima approssimazione uno potrebbe utilizzare l'abaco, poi in altre situazioni dove l'abaco non va. Quindi questo per le ristrutturazioni. Poi dice, per gli edifici esistenti è ammesso in aggiunta l'uso di metodi di calcoli manuali, che sono altri metodi che non, diciamo, che nessuno più usa, no? Quelle sono le trasmittanze in parallelo, non so se avete ricordato. Però c'è scritto è ammesso in aggiunta, quindi anche per gli edifici esistenti potete usare o uno o l'altro, ok? O uno o l'altro, oppure per me, per come la vedo io, è uno o l'altro. Quindi quando non potete usare l'abaco, usate il calcolo numerico. Questa è la risposta, ok? Per tutte e due, per tutti, tutte le volte che fate un calcolo dei ponti, diciamo, del fabbisogno energetico, dove ci sono i ponti termici, non è che cambia tra APE convenzionale, APE diciamo, regionale o APE nazionale o DM requisiti, è sempre. Poi, calcolo della superficie, questo è facile, calcolo della superficie lorda ai fini della classificazione e ristrutturazione importante del primo e secondo livello è comprensiva delle finestre, non c'è neanche di strutture, cioè, si parla di superficie disperdente lorda, tutta la superficie disperdente, anche le finestre, anche quella verso i locali non riscaldati disperdente, quindi penso verso i locali, verso le cantine. Con tetto in legno esiste sempre il ponte termico con la parete verticale? Sì. Cioè, il ponte termico è legato a una discontinuità geometrica, quindi anche il tetto in legno non è che, anzi, potrei dire che lì è un ponte termico tridimensionale, ma non vorrei allarmarmi perché c'è il travetto in legno che fuoriesce. Poi, nel caso di edifici con struttura portante in muratura mista, mattoni pietra, è corretto non considerare l'influenza dei ponti termici nella trasmittanza delle pareti esterne in quanto la parete è omogenea? No, non è corretto. L'influenza c'è sempre, cioè il ponte termico c'è sempre, anche se piccola, c'è sempre, anche se la parete è omogenea, appunto. I ponti termici sono degli elementi che non è che scompaiono. Poi, nel calcolo degli elementi finiti dei ponti termici, vanno rappresentati tutti gli spessori o si può semplificare? Questo è interessante. Vi do una risposta da ingegnere, purtroppo. Dipende da quello che state facendo, no? Perché se voi state facendo solo il calcolo dello PSI, ovvero della trasmittanza termica lineare, per me alcuni spessori che sono ininfluenti dal punto di vista termico, quali la guaina, no? La guaina, oppure la barriera al vapore, questi elementi sottilissimi, potete anche non modellarli, perché dal punto di vista termico non incidono così tanto. Ma se oltre a quello state facendo anche la verifica della condensa, dell'interstiziale soprattutto, ovvero glaser, quelli incidono e come? Quindi, se state facendo un calcolo agli elementi finiti, quindi glaser agli elementi finiti, quindi alcuni software lo fanno, io l'ho fatti pure, quindi non c'è nessun problema. Dovete modellarla assolutamente, perché se fate glaser agli elementi finiti, anche la piccolissima barriera, lì c'è l'altro parametro che fa cambiare le cose, no? Che è cioè la resistenza al vapore. Quindi, in quel caso lì. Se invece fate il calcolo del ponte termico solo per, diciamo, per valutare lo PSI, potete anche che ne so, il calpestio, no? L'isolamento da calpestio, che in genere sono pochissimi millimetri, potete anche toglierlo. Però se fate il calcolo per Graser, dovete metterci tutti gli strati che influiscono sia dal punto di vista termico che dal punto di vista igrometrico. Questa è lunga, mi sono accorto che aumentando lo spessore degli isolamenti e il relativo contorno dei ponti termici mi risulta difficile rispettare l'EPC, cioè quello estivo. Aumentando lo spessore dell'isolamento si riduce il riscaldamento, ma ahimè, aumenta quello estivo. Sarebbe bello raccontarlo, ma non c'ho tempo, scusate. Verso gli ambienti non riscaldati, la verifica della formazione di muffa va fatta? Leggo solo dove, diciamo, il punto dove c'è scritto. Il punto dice che la verifica va fatta per le strutture opache, opache, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno. Quindi fondamentalmente questi qui comunque diciamo, si modellano quando si fa il ponte termico e incidono anche quando si fa il calcolo della verifica diciamo, della condensa della parte esterna, ma non si considera quella per essere la parte non riscaldata. Qui parla di esterno. Buon pomeriggio, è possibile fare un esempio di calcolo della trasmittanza dei cassonetti? Sì, mi piacerebbe aver avuto più tempo, vi consiglio diciamo, di scaricarvi questa interessante relazione, vi ho messo il link, forse la conoscete già, dove ci sono degli esempi di cassonetto fatto agli elementi finiti. Vedete, questi sono i valori di trasmittanza fatti con un bel software che uso anch'io, interessante, vedete che la trasmittanza diminuisce a seconda
dell'isolamento, ma c'è anche il valore del ponte termico in questa relazione. In più, in questa presentazione ci sono dei cassonetti che ho calcolato io, che trovate qui in questo quaderno tecnico che ho anche scritto io, dove ci sono vari valori, vedete anche qui trasmittanze. Questo è un cassonetto non isolato, un E4008, con isolamento, diciamo, dentro il cassonetto. Passiamo a 0, sempre a 0,8, perché effettivamente qui non conta il valore della trasmittanza, l'abbiamo visto prima, conta il ponte termico. E poi vedete, per ridurlo ancora di più dobbiamo isolarlo anche dal lato esterno. Soprattutto a noi ci interessa il ponte termico, ovvero la struttura di separazione tra questo elemento qua, no, e questo elemento qua. Diciamo, nel cassonetto non isolato è 0,48, un po' ve lo do per avere qualche valore di riferimento. Se io isolo solo diciamo, la parte verso l'interno si riduce del 25%. Se io isolo anche la parte interna, vedete, si riduce di oltre, non di oltre, del 60%, e quando ho un isolamento a cappotto, questo arriva a 0,1. Vedete, quando tutto isolato, qui chiaramente questo si riduce tantissimo. Quindi se volete fare un'analisi dei cassonetti, questa è la strada giusta. Gli elementi finiti, non potete fare altrimenti. Come si valutano i ponti termici puntuali? Questa è una bella domanda. Io rispondo con un'altra domanda. Quali sono i ponti termici puntuali nei casi di ristrutturazione degli edifici? Cioè, ce ne sono? Solo in questo caso, vedete? Solo in questo caso qui, quando abbiamo diciamo, un paramento esterno, mattoni faccia vista, guardate qui, questo riquadro qua, che adesso ingrandisco, vedete, eccolo qua, che è questo bagaglio qua, che sono le staffe, no? Sono, diciamo, i tasselli che tengono in piedi tutte le... Ma quanti ce ne sono di questi casi qui nelle ristrutturazioni? E poi, in molti casi, vedete, sono belle, per carità. In molti casi ci sono soluzioni alternative anche valide, un po' meno bella questa qui, però vedete, in questo caso qui c'è questo sistema che ti permette di evitare questo gancio qua. Questo è il caso, secondo me, questo è il caso dove potrebbe esserci problemi e si risolve con questa formula. Ci sono sempre il calcolo analitico, con gli elementi finiti. La norma è la 6946, ma la norma mette in evidenza anche una procedura approssimata con una formuletta di questo tipo qua, che io in questo esempio qui, vedete, l'avevo applicato. Questo ve lo racconto perché è interessante. È una chiesa, anzi, è un edificio, diciamo, ecclesiastico, no, non tanto una chiesa, dove vedete, avevo fatto tre casi. Il primo caso è diciamo, una parete con un paramento esterno, vedete, tassellato, con isolamento però dentro, diciamo, doppia parete. Però con un tipo di mattone qua esterno, 30 centimetri, mattone termicamente valido. Non volevano sto mattone qui, allora ho detto vabbè, mettiamo un altro mattone un po' più economico, però dobbiamo aumentare l'isolamento, ce ne vogliono almeno altri 4 centimetri per raggiungere questi valori qua. E poi alla fine mi ha detto no, ma costa troppo sta roba qua, ci puoi fare una cosa più semplice, vabbè, utilizziamo questa roba qui, no, mettiamo il cappotto esterno però sempre col paramento esterno. Ho detto calma, qui dobbiamo però, attenzione, se in questo caso qui, diciamo, non c'erano problemi, qui il problema c'è perché i tasselli vanno a bucare l'isolante. Quindi vi dico quanto centimetri ce ne vogliono qui, perché qui 4, qui 8 e qui boh, applico la norma e ce ne vogliono 12, vedete qui ci sono tutti i valori, ci vogliono 12 centimetri di isolante. Quindi i tasselli che incidono per il 17% di trasmittanza, 17% ragazzi, perché ci sono almeno 5, vedete, 5 tasselli al metro quadrato almeno. Per ottenere 0,21 di trasmittanza occorrono 12 centimetri, ci sono rimasti male loro. Perché alla fine, vedete, confrontati con questo caso qui, ce n'erano solo 8, chiaramente c'è una bella differenza. E quindi poi gli ho fatto scegliere loro la tipologia. Hanno scelto la seconda, giustamente, perché si spendeva un po' meno. E poi era anche meno complicata, no? Su questa struttura. Quindi, solo per dirvi che i tasselli qui comportano 4 centimetri di isolante in più, in questo caso specifico. Quindi non è banale, non è proprio banale il ponte termico puntuale, ma solo in questo caso. Cioè. Ragazzi, è finita. Basta, tanta roba. Veniamo alla fine. Questa roba qui ve la lascio, me l'abbiamo vista la volta scorsa, sono le coperture. Magari la prossima volta. Finisco, guardate, con queste mie riflessioni che vi lascio, hanno il tempo, diciamo, hanno giusto un tempo per riflettere, ma Superbonus è una grande opportunità per riqualificare gli edifici. Nessuno ce l'ha obbligato, però, lo so che è difficile accettare questa cosa, ma non ce l'obbliga nessuno. Potete anche lasciar perdere. Oppure ci sono altre tipologie di detrazione. Attenzione alla cura dei ponti termici, importantissimo secondo me, per rispettare i requisiti minimi soprattutto.
e alla verifica termigrometrica e alla situazione di muffa. È vero che magari qualcuno potrebbe dire, ma chi se ne frega adesso per la verifica della muffa, tanto uscirà, se sono fortunato, aprono le finestre e non esce la muffa. I controlli dell'ENEA li fa, mi pare, entro 5 anni, no? Quindi siamo tutti soggetti a eventuali controlli. Sono sicuro, secondo me, che in 5 anni la muffa li esce. Quindi se voi non curate bene il ponte termico, soprattutto la spalletta, la muffa farà le prime comparse. Quindi non sarete magari interpellati dall'ENEA, ma sarete interpellati da chi vi ha commissionato l'intervento. La verifica della muffa, secondo me, è il primo segnale che voi dovete dare per essere sicuri dell'intervento. Usate il metodo analitico, è l'unica strada per adesso per poter risolvere questi problemi. Grazie ragazzi, scusate se vi ho tenuto fino a così tanto tempo. Purtroppo non ci sono tante domande, sicuramente, cioè non ci sono, non sono arrivate a tante domande perché ancora magari me lo dovrà dire Riccardo. Però eventualmente io vi lascio i miei riferimenti e se c'è qualcosa di interessante vedete che c'è l'indirizzo mail. Provate a scrivermi così se chiedo scusa per i tempi. Tolgo la Allora, no, presentazione. no, no, Cosimo, lasciala pure, Ok, anzi vai in presentazione così almeno vediamo bene i tuoi contatti, perché così vediamo la struttura delle slide, invece teniamoli per un attimo. Due domande al volo che sono arrivate, ti rubo ancora 5 minuti, dai, vai, tu no, io le domande ci non sono, le... io No? era per gli altri, non per me. No, beh, 2 minuti secondo me li possiamo ancora rubare. E vorrei Ok. qua la domanda di Pierina, grazie, perché questa domanda meriterebbe un webinar. Quindi Cosimo, ce l'appuntiamo e Dai. no, e torniamo sopra perché Come l'altra volta. quali sono i rimedi nel caso di ponte termico? Cioè, quali sono i migliori? Ovvero, chiaramente la coibentazione esterna mediante cappotto, vabbè, su lì non ci piove, ma vorrei anche maggiori riscontri in merito alle contropareti interne. Grazie in anticipo. Te la Sì. contestualizzo un attimo perché. Vai, vai. Allora, innanzitutto quando vai in esterno, col cappotto in esterno, vabbè, chiaro, la rifai, sistemi e ci sta. Ma siccome questo tema della controparete in interni, per questioni di spessore, per questioni di ingombro su strada, edifici vincolati, cioè, volendo davvero, potremmo fare una casistica da farci un webinar. Il problema, Pierina, e adesso lo chiedo io a Cosimo, ma se vogliamo fare le contropareti interne, a parte il fatto che in alcuni casi è un delirio, cioè andare a smontare case, appartamenti. Cioè, io mi immagino un condominio, ma non grande, dico 10, vogliamo parlare di 10 appartamenti. Io devo fare le contropareti interne e dove devo andare a fare la controparete? C'ho la cucina. Che faccio? Smonto la cucina per fare la controparete? Per quello che dico. Sì. Secondo me è un tema. Che dici? Sì, ti sento a tratti, non so se è un problema solo mio, comunque se Io sì, il è un mio è il problema, microfono. è un problema diciamo relativo, perché ultimamente alcuni rimedi, e credo siano quelli un pochettino che stanno prendendo per la maggiore, sono quelli a ridotto spessore, appunto. Cioè si cerca di intervenire localmente sul problema, sugli incroci, che ne so, sulla spalletta della finestra, sulla parte interna, attraverso l'aerogel. Ecco, quella è la strada che si sta seguendo adesso. Quindi non su tutta la parete, ma intervenendo in maniera mirata, andando a, se vuoi, demolire una parte della parete in modo da inserire questi piccoli spessori di isolamento e poi rimettere un po', rifare un po' l'intonaco o comunque rifare tutto il cartongesso su tutta la parete. Sì, questa è la soluzione che si sta prendendo. Ho capito l'aerogel perché se voglio dire, se devi fare tutto un cappotto in aerogel, i Si costi fa, adesso non è però. che, ecco, nel senso, non è che voglio paramare dell'aerogel, però cioè, i massimali del super bonus, ma ce li fulminiamo fatta Sì. una stanza, cioè voglio No, dire, ma non. infatti la maggiore sta andando queste, diciamo, piccole applicazioni su superfici parziali. Secondo me Però. sono rischiose perché va a Bravo, perché poi, finire cioè, ok, lo fai, ma alla fine, secondo te, otteniamo, cioè, poi quando vai a fare l'asseverazione, il doppio salto di classe, cioè,
No, il problema è questo, che dal punto di vista termico magari lo risolvi, il problema è legato alle deformazioni, alle dilatazioni tra un materiale e l'altro, no? Se non sono ben strutturati, si possono creare delle piccole lesioncine nella parte dove tu stai intervenendo, quindi l'effetto potrebbe essere più sgradevole poi, perché magari la lesione in casa, madò, cioè anche se è una legata all'intonaco, no? Uno ha sempre paura di avere una lesione in casa, quindi fai un effetto contrario, forse è meglio la muffa. Per intenderci, no, a parte gli scherzi, effettivamente bisogna studiarla bene. Certo, allora, ma questa, infatti Pierina dice, ma questa soluzione non comporta che la dispersione si sposti in un altro punto della parete, Sì, quindi tu la distribuisci, correggi. sì. Sì, è Sì, vero. La io distribuisci in scherzavo. maniera più uniforme, cioè non la sposti, diciamo, il calore non è che si sposta, però fondamentalmente cerchi di intervenire su quel punto là in modo da distribuire su altri punti in maniera più estesi, ecco, quella singolarità. Allora, e questo, anche questo, Luca, mamma mia, che io sono contento perché davvero, da una parte mi rendo conto che il super bonus sta muovendo l'edilizia e questo ovviamente ci fa piacere, siamo contentissimi. Poi escono questi problemi in un condominio dove viene approvata l'opera del cappotto sulle parti condominiali ed alcuni condomini negano il permesso di manomettere bancalini e spallette della propria unità abitativa. Considerati privati, come ci si comporta con la verifica delle muffe tra finestra e muratura? Lì sei. Se il condomino non ti fa cedere, non ti fa intervenire, come fai a togliere? Poi tu puoi fare tutte le soluzioni, Cosimo, ma Ma se poi non mi fai lavorare. sì, io farei questa, guarda. Cioè, la soluzione è Ho questa. capito, lascia stare, Cioè, lascia stare, lascia perdere. no, vabbè, bisogna anche semplificarsi la vita, no? Cioè, non è che poi il tecnico deve risolvere e fare miracoli. Cioè, non lo so, bisogna anche fargli capire che dal punto di vista tecnico ci sono delle impossibilità che a volte non dipendono appunto dal professionista. Qui si fa fatica, se non c'è l'autorizzazione bisogna farsela dare, oh che cacchio, se no non si fa il super bonus. Io la metterò su questo, scusate se sono così, però allora, la strada è quella lì, magari il tecnico può proporre altre soluzioni anche non convenienti come la ventilazione e lì poi si cerca di capire come reagisce l'assemblea, non so che dirvi su questa cosa qua. Senti, Mi un'ultimissima spiace. domanda, ma mia personale, no? Sì. Ma posso già immaginare la risposta. Devi intervenire in facciata e vuoi rifare la facciata, condominio, casa, quel che vuoi, no? Dovesse venire da te il cliente e dovesse dirti: ma cosa facciamo? Il super bonus o il bonus facciata è 90%? Ma devo solo Se rifare la dovessi scegliere uno. facciata. Sì, ma il cliente viene da te e ti dice: guarda, Cosimo, sei tu. Allora, io ho un caro amico progettista che a volte mi fa questo esempio che è perfetto, ma tu quando vai dal medico per farti rifare il menisco, adesso senza andare a cercare, no, devo fare, cioè artroscopia, vai là e gli dici: sì, ma guardi che me la deve fare così. No, vai dal medico e gli dici: mi dica lei, faccia lei, cioè nel senso è il medico che mi dice cosa devo fare, non sono io che dico al medico cosa devo fare, no? Quindi in teoria il cliente dovrebbe venire, dovrebbe andare dal progettista e dirgli: scusi, io vorrei fare questo. Lei cosa mi fa fare? E ti fidi, se no faccio il medico, se no facevo l'ortopedico, eh. Guarda, io vorrei rispondere così a questa domanda qua, però non me ne vogliate. Io spero che Draghi, nel famoso decreto rilancio 2, approvi questo, si sente no, questa voce, il famoso aliquota unica del 75%, 75%. e che sia anche più facile dal punto di vista burocratico. Quindi se voi fate, guarda, io l'ho fatto, se voi fate la media aritmetica del 50, 65, 70, 75, tutte le percentuali che ci sono, viene fuori il 78%. Quindi ci sta, dai, Dai, un'aliquota ce la unica, possiamo fare, 65, dai, ce la ce la possiamo possiamo fare. fare, Scusate se rispondo così, però ce la effettivamente. possiamo fare. Oh, è Però sempre un l'importante è che sia meno. 75%, cioè io dico. Sì. No, ma soprattutto deve essere meno burocratica, questa è la cosa importante, secondo me, perché non possono aumentare le responsabilità tecniche perché già sono alte. Questa è la cosa. O dare più lavoro, più carico di lavoro al tecnico cioè il tecnico dovrà convincere l'assemblea condominiale. Ma dai, ma stiamo scherzando. Ma scusate, piccolo sfogo.
Allora mi chiedono, e poi così ci salutiamo, Vai, vai. le slide Cosimo ce le manderà e io ve le farò avere, quindi non vi preoccupate, per gli ingegneri di Verona le trovate nel vostro profilo le troverete nel vostro profilo su Easy Formazione nei prossimi giorni. Per quanto riguarda invece la registrazione, vi arriverà domani una mail esattamente alle 16, 16 e 10, scusate, alle 15, 15 e 10, cioè 24 ore dopo l'inizio del webinar, e lì in allegato troverete un link per rivedere il webinar, quindi chi ha partecipato chiaramente lo potrà rivedere. Detto questo, io ringrazio Cosimo, anche oggi illuminante e soprattutto molto schietto, è una delle cose che apprezziamo molto di Cosimo, è il fatto che insomma, no, non si tiri indietro quando c'è da dire una Ma cosa no, mi fa molto piacere. se non la so, non la dico, quindi non avrei No, problemi. no, ma assolutamente. Adesso magari c'è ancora collegato l'ingegner Limoni che vuole fare i saluti finali, ma no, no, non sono sicuro perché abbiamo sforato, so che avevo un altro appuntamento, ingegnere, quindi no, non vorrei averlo così perso per strada, ma d'altronde il webinar è andato un pochino più lungo. Per tutti gli ingegneri di Verona, ricordo che a seguire, fa un po' TV, ma a seguire su questi schermi, abbiamo un'ora di catasto dalle 16 alle 17, per chi si fosse iscritto, chiudiamo il webinar con Cosimo e apriamo con il catasto. E per tutti gli altri, invece, chiaramente liberi di tornare al lavoro o di dedicarsi allo spritz, visto che finalmente ci hanno prolungato il coprifuoco, quindi magari Sì, dai. ce ne Ci stanno vuole due di stasera. spritz e non solo uno. Stasera ci Ottimo. Oh, l'analcolico, perché più c'è l'analcolico, qua bisogna essere sempre di parte. Io sono per l'alcolico, poi non me ne vogliono gli altri. Detto questo, Cosimo, ti ringrazio e appuntamento a uno dei prossimi webinar. Ciao caro, grazie. Alla prossima. grazie, ciao a tutti.